Allora, benvenuti. Inizia oggi il calcio d'inizio di questo percorso che inizia oggi e ci porta fino alla primavera con quattro moduli di immersione su questo tema dei beni comuni, con l'approccio che andremo poi ad illustrare. E speriamo che sia un percorso anche di risalita dall'inferno verso il purgatorio e poi verso il paradiso, sul piano delle relazioni, delle possibilità di contatto. È un corso che è stato il Comune di Novara, con l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Regionale del Piemonte. È stato sostenuto dalla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È in collaborazione con tre soggetti: Nova, Centro di Aggregazione Giovanile e Produzione Culturale, che è insediato presso la caserma Passalacqua, che è un luogo di rigenerazione di Novara, che si sta affermando e consolidando come centro di produzione e come centro di relazione sempre più importante. E poi la collaborazione è anche nostra di Fondazione Riusiamo l'Italia, che ha sviluppato i contenuti e la direzione diciamo tecnico-scientifica, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle province di Novara e VCO. Quindi a tutti questi soggetti un grandissimo ringraziamento, a partire dal dirigente Scusami Roberto, sta andando via il tuo audio, per cui direi che passi la parola a Daniela e magari provi a rifare dopo una parte introduttiva. Va bene, va bene, va bene. Intanto se hai altre schede sul computer aperte, chiudile, tieni soltanto aperto Zoom, stacca il cellulare dal wifi, solite cose, cerca di tenere la banda il più libero possibile. Va bene. Allora prendo la parola, se capisco bene, Mattia. Sì, o Roberto vuole provare a darti proprio la parola a lui, adesso si sentiva, però vedo che va e viene, per cui. Ok, allora aspetto. Pronto? Pronto? Sì, Mi ti sentiamo. sentite? Sì, allora magari rifaremo questa premessa. Allora introduciamo Daniela, che ci onora della sua presenza. Daniela è vicepresidente di Lapsus, Laboratorio per la Sussidiarietà, che è un centro di competenza che ha il grande merito di aver inaugurato una stagione, di aver inventato un metodo, di aver portato avanti questo metodo con tenacia e caparbietà, raggiungendo risultati impensabili. Lei poi personalmente è una scienziata di sociologia urbana, insegna al Politecnico di Torino, quindi dà un apporto tecnico-scientifico importante a questo suo lavoro di militanza con l'Apsus, per cui oggi abbiamo affidato a lei il senso dell'avvio, insomma. Quindi, Daniela, siamo nelle tue mani. Naturalmente il tema è anche come interpretare 4 ore, che sono una durata importante, quindi farla diventare un'occasione non solo, diciamo, frontale, ma anche relazionale di dibattito e di dialogo fra di noi. Perché naturalmente su questi temi vale il principio generale che nessuno sa tutto e tutti sanno qualcosa. Quindi ognuno di noi è qui nei rispettivi ruoli. Certamente qualcuno ha un ruolo di erogatore di informazioni, suggestioni e riflessioni, qualcun altro ce li ha in termini, diciamo, più di ascolto, però nulla osta a definire, come dire, una fortissima interattività, tale per cui spunti, idee,
informazioni possono arrivare da chiunque. Quindi il valore di questo percorso è molto nelle condizioni relazionali che sapremo mettere in campo, nonostante i mezzi, nonostante le distanze, nonostante la situazione sia quella che è. Quindi Daniela, grazie ancora e a te l'avvio. Grazie. Va bene, io mi presento, mi chiamo Daniela Ciaffi, come ha detto Roberto, un po' un doppio ruolo di studiosa, insegno sociologia urbana al Politecnico di Torino da un paio d'anni. Sono stata prima 7 anni e mezzo in una facoltà umanistica a Palermo, a Scienze Politiche. Tutto il mio percorso da ricercatrice l'ho fatto in Sicilia. E poi invece ancora prima tutto il mio percorso di dottorato, gavetta accademica, l'ho fatta sempre appunto dove sono adesso, al Dipartimento Territorio del Politecnico di Torino, e sono laureata in architettura. Penso sì, che poi appunto questa è la parte di ricerca e poi c'è la parte di azione. Ecco, ovviamente come studiosa sono una di quelle che fa ricerca-azione, e la parte di azione appunto l'ho sempre fatta dentro a processi partecipativi che riguardavano l'urbanistica partecipata. Con Alfredo Mela abbiamo scritto 2 libri, il primo si intitolava La partecipazione, e poi l'abbiamo rivisto con il titolo Urbanistica partecipata, tornando sopra delle esperienze che avevamo fatto io, lui, un urbanista che si chiama Alex Fubini, che Roberto conosce bene, e tanti altri colleghi, soprattutto in Piemonte e in Lombardia. E poi appunto, se volete, dopo 15 anni di processi partecipativi, un po' come studiosa, un po' come consulente, un po' come attivista, mi sono più spostata su un impegno, un'azione in cui grandissima importanza hanno i cosiddetti giuristi di strada. Le persone cioè che non pensano che perché abbiamo dei diritti scritti nella nostra Costituzione non bisogna tornarci troppo sopra, perché quelli insomma sono diritti scritti eccetera, ma appunto tutti quei giuristi che pensano che sono scritti in Costituzione molti nostri diritti, il diritto al lavoro, appunto il diritto alla partecipazione, però bisogna lavorarci, bisogna in fondo lottare, bisogna fare dei lavori che sono anche molto poco sexy, come quello appunto di stare dentro alle procedure, per esempio, dentro proprio a come alla quotidianità delle associazioni anche piccole, senza tante risorse, municipalità a volte in carenza di risorse, proprio di organico, a volte in carenza di idee, a volte dentro delle routine, un po' tutti, anche cittadini singoli che fanno sì che la nostra vita sia più passiva che attiva. E allora appunto da 6 anni, da quando ho letto su un quotidiano nazionale che il Comune di Bologna aveva adottato un regolamento non per la partecipazione, ma per la collaborazione tra amministratori pubblici e cittadini attivi, per me è iniziata un po' una nuova fase di ricerca e di azione. E mi sono messa in contatto con questo laboratorio, che è un laboratorio che ha una ricchissima, ha un ricchissimo repertorio di riflessioni. La piattaforma si chiama Labsus. E Lab Sus sta per laboratorio per la sussidiarietà, magari è un concetto che adesso conoscete, ma che dopo questo corso, se saremo bravi, insomma, conoscerete ancora meglio, e questo, se conoscerlo ancora meglio, secondo me è una grande carta da giocarsi professionalmente,
fate professioni appunto che riguardano il cambiamento, direi, in generale, ma anche da giocarsi se siete appunto cittadini attivi, anche gruppi informali, ma anche proprio voi come singoli. Questa è una grande novità degli ultimi anni, secondo me. E quindi anche io, appunto, che non ho mai dato un esame di giurisprudenza, mi appassiono molto a questo principio, che poi negli anni, viaggiando anche un po' all'estero, capisco che è un principio tutto italiano, che ci invidiano tantissimo, insieme al fatto che siamo in Italia abituati, soprattutto da poco, però dal 2011, da quando abbiamo votato per l'acqua come bene comune e non come servizio pubblico. Dicevo, accanto al principio di sussidiarietà che abbiamo in Costituzione, che adesso vi spiegherò meglio, è anche molto interessante che, a differenza che all'estero, per noi i beni comuni sono una questione proprio di diritto. Cioè, dalla Commissione Rodotà in poi si parla di diritti comuni per indire un referendum, e dal regolamento di Bologna in poi, un regolamento di 6 anni fa, del 2014, nella vita quotidiana di tantissimi italiani, di tantissimi abitanti, è possibile prendersi cura dei beni comuni. Quindi, in un nuovo, non ci si prende tanto cura di un bene pubblico o di un bene privato, favoriti appunto dai soggetti pubblici, ma ecco, è molto importante che siate consapevoli del fatto che è un'eccezione questa. Non che a livello culturale non ci siano gruppi di attivisti francesi che si prendono cura dei beni comuni, per esempio digitali. Questo ovviamente esiste, ma in Francia si resta sempre su un piano che è quello appunto culturale, del dibattito, dell'accademia, no? dei circoli di riflessione. E mentre da noi, appunto, in 220 municipalità italiane al momento, ma anche per fortuna dentro la regione Lazio, dentro la regione Toscana, è possibile rivolgersi ai propri amministratori per, insomma, se volete negoziare, se volete coprogettare, coprogrammare, dice una sentenza storica della Corte Costituzionale che c'è stata appunto quest'estate. Nel nome della cura dei beni comuni. Quindi penso che davvero io ringrazio molto Roberto tutte le volte che apre a Roberto, il comune di Novara, l'Anci Piemonte, tutti, la presidenza del Consiglio, Nova, eccetera, Fondazione Museo d'Italia, no? Tutti quanti, perché ogni volta, secondo me, che si riesce, poi oggi è proprio super lusso, abbiamo 4 ore insieme, quindi magari può davvero non essere una lezione tutta dalla cattedra, ma possiamo, anche adesso ci terrei molto a fare un giro per capire chi c'è dietro a questo schermo brevemente, no? Però se riusciamo, a me piace molto le convocazioni di Tognetti, perché effettivamente trovo che abbia uno stile anche un po' rilassato, no? Anche un po', fatemi dire così, di piacere in questi eventi che organizza. Quindi vi dico che così in Costituzione dobbiamo appunto sapere che dal 2001 abbiamo questo articolo bellissimo, questo principio di sussidiarietà, e mi piacerebbe prenderci il tempo durante questi incontri di sviscerarlo. Ovviamente è un principio bellissimo che dice che come cittadini singoli e associati, questa prima distinzione è molto importante, perché io penso sempre al diritto di voto alle donne e al fatto che come donna magari io potevo iniziare a vedere che un'altra donna che abitava da un'altra parte iniziava a poter votare, ma io non ancora. Ed è una questione proprio di diritti anche singoli questa, di noi come persone. Io sono Daniela Ciaffi, okay? Posso avere dei diritti come Daniela Ciaffi, posso avere dei diritti perché
faccio parte di un'associazione che ha dei diritti. Se ci pensate, molto spesso la partecipazione, per come per esempio io l'ho vista in questi 15 anni, appunto, dalla fine degli anni 90 in poi, è spesso questione di associazioni attive, cioè gruppi attivi. Allora, gruppi attivi riconosciuti dal soggetto pubblico che allora li favorisce. Invece questo tema della sussidiarietà è molto interessante perché contempla tutti i gruppi che sono andati da un notaio, che hanno firmato uno statuto e che sono formalmente riconosciuti quindi come associazioni, ma contempla anche tutti i singoli. Vi racconterò dei patti in cui c'è un signore che magari ha fatto l'impiegato pubblico al comune di Genova, è in pensione, ma dice io posso contribuire a prendermi cura del fatto che chi entra dentro il comune di Genova vuole avere delle informazioni e allora si mette a disposizione e concorda delle cose molto precise con il comune. E anche tutti i gruppi informali. Ci sono dei patti primissimi, quasi commoventi secondo me, però i primissimi patti che rendono protagonisti dei gruppi di giovani che non hanno neanche ancora 18 anni, figuriamoci se sono andati dal notaio a costituirsi in associazione. Quindi, cittadini singoli e associati, che per loro autonoma iniziativa, è di nuovo due paroline chiave che ci porteremo e a cui dobbiamo stare molto attenti, perché facciamo in frettissima, per come siamo nati e cresciuti, a pensare che la democrazia non sia una questione di autonoma iniziativa, ma che sia piuttosto una questione di soggetto pubblico che timona dei percorsi di democrazia, appunto. Questo per noi italiani è più facile da immaginare rispetto a i nostri amici francesi o tedeschi, no? Sapete che in Francia c'è tutto questo dibattito sullo Stato mamma, lo Stato che, come dire, ci pensa un po' sempre lui. Mamma all'italiana, mi viene da dire, tra l'altro. Quindi, invece no, il tema è proprio che si parte in queste riflessioni, in queste ore che passeremo insieme, dobbiamo proprio stare attenti al fatto che il punto di partenza, la vera grande rivoluzione, è l'autonoma iniziativa, cioè è avere rispetto di questa autonoma iniziativa, perché guardate, ci sono tanti contesti locali che continuano ad avere, nonostante stiano facendo grandi innovazioni, stanno rivoluzionando gli uffici all'interno di alcuni municipi in Italia, ma io trovo poca convinzione nell'avere fiducia in questa autonoma iniziativa. Autonoma iniziativa vuol dire che in alcuni quartieri il fatto che per autonoma iniziativa due persone vogliano prendersi cura di uno spazio così degradato, in cui la gente butta la pattumiera, in cui l'erba è alta 1,5 metri, ecco, che dignità ha? Che valore, che peso specifico vogliamo dare a due abitanti che si mettono a ripulire? Per loro autonoma iniziativa, non perché qualcuno gliela ha chiesto. È una loro autonoma iniziativa. Se voi andate a Roma, il Parco degli Acquedotti Romani, che è un parco meraviglioso, che adesso è uno dei polmoni in cui si riversano i romani, è un parco che per autonoma iniziativa di tre pensionati ha iniziato a essere fruibile. Ok? Quindi questa è una svolta veramente storica, il fatto che, direi soprattutto dopo la crisi del 2008, vediamo questa società della cura, non la vediamo solo in Italia, la vediamo ovunque nel mondo. Io ho sentito parlare di società della cura in Argentina 2 anni fa, cioè è un fenomeno assolutamente globale. Non aspettare più, appunto, che faccia tutto il soggetto pubblico, perché lo abbiamo delegato con un voto, ma nella nostra vita quotidiana, come dicevo prima, no? Aver diritto di votare per una donna
stessa cosa, secondo me, aver diritto di potersi prendere cura di spazi, di edifici, di servizi. Mi sono sentito prima che Roberto ricordava che questa presidenza del Consiglio, citava la direzione sanità e welfare, no? Di Anci Piemonte. È perfetto, cioè, stiamo parlando di beni comuni anche in quel caso, anche nel caso del welfare, non solo nel caso della caserma passa l'acqua, o meglio, insieme alle due cose, caserma passa l'acqua è una struttura fisica con la sua fisicità, con i suoi problemi e potenzialità proprio di progetto, ma come mi ha insegnato una mia carissima collega che fa management dei beni comuni, bisogna stare molto attenti perché nel caserma passa l'acqua ha un hardware e un software, quindi c'è un tema di hardware in cui insomma l'autonomia iniziativa dei cittadini è un po' difficile, no? Quando insegnavo a Palermo c'erano i miei studenti, mi dicevano: professoressa, a Bagheria ci danno in gestione una villa sequestrata probabilmente a Pronumbando, eccetera, poi andavi a vedere questa villa sequestrata, aveva dei bisogni di hardware, insomma, che sinceramente per un gruppetto di studenti universitari era un po' troppo, insomma, chi fa di più l'architetto e l'urbanista lo sa benissimo, no? Cioè non puoi mettere sulle spalle di tre poveri studenti dei lavori da milioni di euro, non ha senso, no? Ma quello che appunto mi insegna Francesca Ricciardi è invece che una volta che c'è un hardware, diciamo, dignitoso, non pericoloso, messo a posto in legalità, per i tre studenti, come per tanti altri abitanti, l'autonoma iniziativa si può esprimere, no? Si può esprimere perché se sanno suonare possono organizzare degli eventi musicali, se sanno fare altre cose, insomma, se sanno prendersi cura di bambini che devono fare il dopo scuola, possono attrezzarsi per farlo. Cioè l'economia, le microeconomie sui beni comuni molto più spesso trovano respiro nel software dei beni comuni. E questa è una lezione che bisognerebbe di nuovo un po' che fosse un po' più conosciuta per non mettere anche in situazioni poi di grande affaticamento i cittadini inattivi, no? Che in alcuni casi si prendono sulle spalle, ecco, quando non si pattuisce bene chi fa cosa tra il soggetto pubblico, il terzo settore, i gruppi informali, purtroppo succede che ci sono poi delle persone che ne escono molto affaticate, no? Penso per esempio ai movimenti retake, pulire appunto di nuovo tutta la spiaggia di Palermo, retake Palermo. Ma sì, uno può, come dire, appunto avere un primo slancio iniziale che può anche durare mesi, in cui fanno tutti i cittadini, ma prima non è molto giusto, no? Paghiamo comunque le tasse, quindi possiamo, come dire, anche chiedere di essere favoriti quando ci prendiamo cura di cose di interesse generale, no? Quindi se io posso avere lo slancio di contribuire a pulire una spiaggia, ma chiedo al soggetto pubblico di favorirmi, di per esempio fare arrivare a fine giornata dei mezzi per il ritiro del materiale raccolto, dotare tutti i volenterosi di un'attrezzatura appunto, no, per tipo guanti, eccetera, eccetera. Cioè, molti la chiamano democrazia contributiva, perché appunto non è solo questione di democrazia rappresentativa, non è solo questione di partecipare col voto, è questione di contribuire, di sento sempre più spesso, no? Rimboccarsi le maniche, proporre, no? Attivarsi, prendere parte, benissimo, però ecco, così ci deve essere quello che da noi chiamiamo principio di sussidiarietà, cioè io ti favorisco l'autonoma iniziativa di cittadini singoli e associati, sia che io sia lo Stato, sia che io sia la Regione, vi dicevo prima, Regione Lazio e Regione Toscana si sono messe in prima linea, sia che io sia la provincia,
sia che io sia la città metropolitana, sia che io sia il comune di. Noi siamo a Novara, quindi sarebbe molto interessante che uno degli sbocchi di questo processo anche di formazione, perché siete presenti voi, non perché sono presente io, ma perché siete presenti voi che resi più consapevoli, no, da questa chance che in altri territori ci sono, sarebbe molto interessante capire con il comune di Novara, che è uno dei soggetti promotori, se per esempio non mettersi, no, non aggiungersi a queste municipalità italiane che pattuiscono con i propri cittadini attivi. Non vuol dire necessariamente, non sto dicendo a nessuno di adottare tout court il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Io sono sempre più convinta che non sia una questione di adozione di un regolamento, ma è questione di avere in mente dei bei patti di collaborazione di esserne convinti tutti quanti. Cioè, mi è molto piaciuta la città di Milano, se devo essere sincera, che per un anno, no, anziché adottare subito il regolamento e poi, come fanno tante municipalità, adottarlo e non fare patti, ha detto no, facciamo un anno di sperimentazione di patti in alcuni quartieri pilota, eccetera, vediamo quanta voglia hanno i milanesi di contribuire. E se è vera l'ipotesi che un sacco di milanesi hanno voglia di pattuire cose con il comune di Milano, poi dopo un anno di sperimentazione adotteremo il regolamento. Ed è andata molto bene, è andata molto bene. È andata molto bene nel senso proprio anche un po' così di riusiamo l'Italia, nel senso che è andata molto bene perché si è messo insieme al regolamento con l'urbanistica tattica, non so se avete avuto modo di vedere un po' di immagini di queste piazze recuperate davanti alle scuole, no? Recuperate non solo dal comune di Milano, ma anche da insieme a pattuendo cose con il comitato di genitori, no? Davanti proprio alla scuola, con un nuovo spazio comune davanti alla scuola e così via. Quindi, diciamo, è un argomento che, se volete, dal punto di vista della teoria può sembrare un po' ostico, no? Adesso se io vi chiedessi di ripetere questo articolo 118,4, magari qualcuno di voi avrebbe qualche problema, io stessa ci ho messo un sacco di tempo per entrare un po' anche nel linguaggio, no? Giuridico, però non bisognava essere dei giuristi per capire, no, che il diritto alle donne del voto era, come dire, era un'evoluzione della democrazia. Quindi questo è il bello, cioè di fronte ad alcune esperienze, no, che vi racconterò, oppure voi mi racconterete delle cose che avete in mente e io ve le giro, no, in prospettiva di amministrazione condivisa dei beni comuni. E a quel punto lì, secondo me, molto spesso, dice spesso Gregorio Arena, parlare di amministrazione condivisa dei beni comuni è come descrivere a qualcuno che non ha mai visto un elefante, no? Se inizi dalla Costituzione, se inizi da... Ok. Nel momento in cui invece tu vedi l'elefante, cioè vedi l'esperienza, ti chiarisci già alcune cose di base, te le chiarisci abbastanza da solo. Come introduzione io mi fermerei qui, anche perché ho giusto parlato una bella mezz'oretta. Se Roberto Mattia, insomma, se gli organizzatori sono d'accordo, a me piaceva, appunto, come vi dicevo prima, un po' capire chi c'è dietro lo schermo, perché penso che così, che abbiamo questo lusso delle 4 ore, e mi piacerebbe moltissimo sapere di più chi siete, aspettative, anche un po' se avete qualche ideuzza che vi gira per la testa in termini di così spazi, servizi che avete a volte pensato che potrebbero essere diversi anche grazie al contributo vostro oppure di altri soggetti che voi vedete attivi e che pensate che
potrebbero appunto essere coinvolti in un ripensamento di spazi e servizi. Io sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, questo è uno dei momenti importanti che interpreteremo in più situazioni. E qui è diciamo la specificità è che è l'atto d'inizio, per cui va benissimo questo giro, va benissimo una presentazione breve, e se Daniela non ha cambiato idea, appunto Daniela voleva già appunto voleva una brevità di presentazione, ma casomai già un aggrappo al luogo o all'iniziativa che magari ha motivato la vostra partecipazione. Se è ancora di quell'idea, Daniela. Sì, assolutamente. Cioè, è molto bello che in fondo siamo tutti qui riuniti, penso, se ho capito bene, attorno, dentro, virtualmente, alla caserma Passa l'Acqua, no? Se capisco bene, c'è questo tema della caserma. Però a fianco al tema della caserma, secondo me, ognuno di voi può citare o anche dei posti molto specifici, no? Sono sempre passata davanti a quella palazzina Liberty che sta crollando a pezzi e ho sempre pensato che questo proprio, cioè, che ci sia non solo da indignarsi, ma anche da dire, ecco, dai, lì potrebbe essere una bellissima chance, no? Per ritrovarsi, per fare delle cose insieme a livello di quartiere, per esempio, no? Tra l'altro, ecco, una cosa molto importante che mi sono dimenticata di dirvi, ma che viene fuori da questo esempio che vi ho fatto, è che i beni comuni, come diceva un relatore, Nicola Capone, a un bel evento organizzato dalla città di Padova sabato mattina, sono più che pubblici e più che privati. Molto spesso si è usata l'espressione né pubblico né privato comune, invece lui, Nicola, diceva no, secondo me è proprio più che pubblico e più che privato. Allora, se la palazzina Liberty fosse di un proprietario privato, questo nella logica dei beni comuni non è un problema. Non è un problema perché ciò che conta è l'uso che si fa dei beni, non la proprietà. Questo è di nuovo un altro grosso scoglio per chi ha fatto tanto, come dire, tanta giurisprudenza amministrativa e tanta urbanistica tradizionale, no? Il nostro mondo si divide tutto in ciò che è pubblico e ciò che è privato. Sarebbe bello che con questa formazione vi si aprisse questa terza grande categoria trasversale dei beni comuni, perché può essere un bene privato che si apre, di nuovo pattuendo, molto bene, magari una villa Liberty che si apre solo il sabato pomeriggio ad un uso comune da parte degli abitanti del quartiere. Oppure potete avere in mente degli esempi molto più classici, se sono super banali non importa, io sono una grande, come dire, io difendo a spada tratta anche i patti che possono sembrare più brutti, più banali. Se uno davvero ha voglia di fare un patto per prendersi cura di 8 metri quadri di spazio che secondo lui potrebbero diventare un bel tappeto fiorito, può sembrare banale finché volete, ma per una persona che non ha mai fatto politica, una persona che non ha mai contribuito, no, a questioni di interesse generale, è un grande passo anche biografico, no, oltre che politico. Quindi, cioè, non abbiate paura anche di dire che avete pensato, mi viene da dire, un po' delle cose minime. Io penso che all'angolo tra via Piazzi e via Cassini ci starebbe bene una panchina in cui le persone possono fermarsi e sedersi. Me ne prenderei cura io, se il comune mi dice di che colore, no, deve essere la panchina, per qua appunto non è questione di inventarsi delle cose che sono iniziative in zone franche della città, cioè tutti i regolamenti e tutte le leggi continuano ad esistere. Se le panchine devono essere verdi, quella panchina il comune ti fornirà la vernice e magari anche
no? L'azienda che ha già appaltato il servizio per dipingere le panchine di verde bandiera, ok, cioè quella cosa lì non la deve fare il cittadino deve avere, come dire, un po' contribuire con delle idee, magari contribuire con delle iniziative di animazione. Una volta ogni 4 mesi lì c'è una lettura pubblica di un libro fatto da un attore, perché è un pezzo di quartiere molto deserto, poco vivo, eccetera, e penso che sia di interesse generale il fatto che succeda quella roba all'angolo tra le due vie. Quindi mi rendo conto che magari per alcuni di voi è una roba che sì, non fa tanto parte della, magari di quello che veramente fate nella vita o di quello che vorreste fare, però penso che un po' sono sempre molto sorpresa nelle occasioni di formazione, perché le persone su questi aspetti di civismo, mi viene da dire, hanno fatto molte più riflessioni di quelle che normalmente si pensa che le persone facciano. Quindi sono curiosa. Io mi permetto solo di sottolineare con forza questa questa denotazione che ha fatto Daniela sull'approccio minimal. Anche dalla nostra esperienza non è la quantità, ma è proprio la qualità e il cambio di passo che determina l'emersione di una volontà civica. Ed è un cambio antropologico, è la goccia che contribuisce a creare la cascata, insomma, e quindi, appunto, se ci sono idee apparentemente banali, chi se ne frega. L'importante è proprio promuovere l'azione, passare dalla delega o dal mugugno all'attivazione, assumendosi la responsabilità, perché tutta la cornice giuridica teoricamente sostiene questo nostro cambiamento. Poi che non venga capito che questo implichi dei fraintendimenti o addirittura dei conflitti, questo fa parte del percorso. Però sì, se posso dire, Roberto, c'è poi anche un altro estremo, ed è l'estremo invece dell'immaginario che molti abitanti hanno e che invece, mi viene da dire, quasi metaprogettuale, no? Alcuni abitanti a Cortona, pensate che hanno proposto alla municipalità di fare un patto sulla metaprogettazione del paesaggio. Quindi, come dire, la galleria di possibili proposte autonome iniziative di cittadini è veramente molto varia, si va dal prendersi cura di spazi verdi, ecco, metà dei patti in Italia sono proprio su questo tema della cura del verde, ma ci sono invece, appunto, all'opposto dei patti che tirano in ballo, per esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché propongono degli itinerari a piedi che sono tarati, appunto, sui parametri dell'OMS, perché le persone abbiano una quotidianità più sana, perché il cittadino che le ha proposte, appunto, magari è un primario in pensione. Quindi è molto interessante, secondo me, proprio avere tutti i colori dell'autonoma iniziativa. E anche in una classe come questa va benissimo se troviamo tanti colori, ecco, dobbiamo essere tutti interessati, no, a patti minimi, lasciamo pure respiro anche a delle nostre pensate, proprio così, come dicevo prima, metaprogettuali. Cioè, magari avete pensato nella vostra testa che si potrebbero pattuire delle cose anche come questi abitanti di Cortona sulla metaprogettazione del paesaggio. Quindi era solo per dire, sentitevi liberi su tutti i fronti. Cosa fai, Daniela? Chiami tu, fai un appello o lasciamo alla libera iniziativa? No. Con coerenza rispettiamo l'autonoma iniziativa di voler, esatto, contribuire. Se posso, se mi permettete, mi presento direttamente.
Sono Juan Carlos Méndez, vi saluto da Roma. Sono nato nell'America Latina, in Ecuador, ma vivo qua da tanti anni. E noi diciamo spesso che chi non si prende cura dell'intorno e della natura è una cultura pronta alla sepoltura. Io battaglio tantissimo da anni, anche se ormai non sono operativo a livello del lavoro, per il turismo SAC+A, che vuol dire turismo sostenibile, accessibile, comunitario e accademico, che qua se ne parla tanto di sostenibilità, ma nessuno lo fa effettivamente. Questo lo so da oltre 23 anni. Mi sono avvicinato al vostro corso perché qualche settimana prima avevo buttato su una piattaforma di crowdfunding, GoFundMe, un'idea di recuperare un terreno confiscato alla mafia, non lo so, una cosa grande, per costruire delle casse con non più di 3.000 euro, che è possibile farlo, anche con molto meno. Mi sono allargato a 3.000 perché avendo il materiale necessario, avendo la manodopera e le macchinarie, qua ho detto con 3.000 euro. Se fanno delle casse molto belle, in realtà hanno la forma dei trulli. Questa è un'idea che può essere espansa in tutta Italia e l'obiettivo è non regalare, perché ci sono due modi di conquistare la dignità di una persona: uno rendendolo utile e due dandole il materiale necessario perché si renda utile. E l'idea nacque perché avevo visto una richiesta disperata di una ragazza di Palermo, come ne ho visto tante altre, che diceva: sto senza cassa, non so dove sbattere testa, ragazzi aiutatemi qua e là. E quindi ho detto proviamo. Inizialmente l'idea io la volevo portare tipo 12-13 anni fa in America Latina, perché là il terreno c'è, la burocrazia è meno stupida e più meno lenta, e quindi so che quando tu arrivi con un'idea il capitale lo puoi costruire, però non si è mai presentato. Se poi autorizzate, mi permettete, io ho il link del collegamento sia di LinkedIn che quello del GoFundMe, lo carico qui sulla chat, ma so poche righe, c'è tanto da lavorarci dietro. Non pensate che l'idea si limita soltanto alle case, perché dietro ci sta tutto quanto ci ho lavorato, perché diventa autosostenibile in realtà. E quindi, essendo un pochino ignorante in materia, se questo si poteva fare, vi ho trovato, ringraziando all'universo intero, ho detto, ecco, forse ci ho trovato le persone giuste. Quindi ecco qua, tutto lì, semplice. Grazie Juan Carlos, grazie mille. Se siete d'accordo, ditemi un po' come metodo, però io colgo l'occasione di questi vostri brevi interventi per aggiungere dei pezzi di informazione, che forse appunto è anche un metodo meno noioso che non farvi 5.000 slide in cui elenco tutto. Posso, Roberto, fare così? Sì. Chi fa decide, quindi vai. Poi magari, scusatemi un secondo, per gli interventi successivi ho visto Domenico, per esempio, adesso che ha alzato la mano. Zoom, se schiacciate su partecipanti, ha la possibilità di alzare la mano virtualmente, compare un'iconcina, quindi eventualmente usiamo questo sistema poi per gli interventi successivi, per chi vuole parlare, così ci diamo più o meno un ordine. Va bene, Mattia, puoi dare tu la parola man mano? Sì, tieni certo. Tu conto di quest'ordine, perfetto. Volevo dire alcune cose rispetto all'intervento di Juan Carlos, che citerò perché chi non cura la natura è pronto per la sepoltura, mi pare come mia, molto chiaro, dalle saggezza dall'Ecuador. Volevo dire una cosa, cioè un paio di cose. Allora, anzitutto che ci sono i primi patti che contemplano il crowdfunding. E questo è molto interessante, secondo me, perché si mette insieme il crowdfunding, che ogni tanto è un percorso che uno può fare un pochino più, come dire, che uno può più interpretare come
appunto non c'è il soggetto pubblico e allora ci auto-organizziamo per raccogliere risorse e fare le cose, no? In uno stile un po' più di autogoverno, mentre appunto a me piacerebbe anche problematizzare, se volete, con voi, però più la nozione di amministrazione condivisa, cioè non mi piace pensare che il tema della casa non viene risolto dal Comune di Palermo e allora attivo un crowdfunding per cui appunto no, mi autocostruisco dei trulli e allora risolvo io, no? Lo risolvo io perché Juan Carlos Mendes è una persona creativa, perché c'è effettivamente bisogno di questo, perché ci sono un sacco di italiani che hanno 10 milioni in banca e quindi sono sempre più pronti, no? A sostenere delle cause ottime come questa. Però davvero siamo sempre di fronte a un bivio, cioè o mi auto-organizzo perché ormai il fallimento dello Stato è, come dire, sotto gli occhi di tutti, tutti quelli che amministrano sono brutti e cattivi e non ci penseranno mai alla casa, oppure sentiero è il diritto alla casa resta un diritto e quindi tutta l'intelligenza di Juan Carlos, tutto il bisogno reale della ragazza di Palermo, ma entrano in una collaborazione che ha diritto di esistere perché abbiamo l'articolo 118 nella nostra Costituzione e quindi è possibile pattuire chi fa cosa. Se andate a vedere i patti di collaborazione sono di una semplicità disarmante, si scrive chi fa cosa, ok? Il patto sul crowdfunding che è stato fatto dagli abitanti di Ravenna contempla il fatto che il comune di Ravenna deve fare la sua parte, non che loro si auto-organizzano e punto e basta. Perché il tema qual è che di fronte a questo bivio ci può essere una prospettiva di interesse particolare. Per esempio, ora non so, Juan Carlos non hai detto cosa fai tu nella vita, però mettiamo il fatto, ipotizzo, Juan Carlos è un bravo progettista. È un progettista che ha capito che con dei piccoli business plan di 3.000 euro, no? Come dire, nella sua attività professionale, privata, legittima, eccetera, lui fa quello. E quindi lui, come dire, anche un po' per interesse professionale, decide di mettere in piedi un processo, come tutti i professionisti privati, spesso si va a dialogo con le amministrazioni, e come la nostra tradizione amministrativa, no? Di diritto amministrativo contempla ormai da anni e anni, quello può essere il caso di una concessione, cioè il comune di concede a, appunto, l'uso di un terreno sequestrato, confiscato, perché si costruiscano nuove abitazioni. È una concessione, no? Una concessione. Oppure insomma si va verso tutte le strade tradizionali. Altra cosa invece è, come dire, aprire a, e vi citavo questa sentenza, ora vi metto il link online a questa sentenza della Corte Costituzionale, che da quest'estate, proprio da pochissimi mesi, dice Juan Carlos può andare dentro al comune di e dire, secondo me c'è questo problema della casa, che non è solo di una ragazza che è capace, no? Di urlare, è capace di magari far passare molti messaggi sui social, e anche di persone più silenziose, e io penso che sarebbe un po' più da coprogrammare e da coprogettare. E, come dire, allora il comune può non passare dalle solite vie, no? Dei bandi, e se volete dalle solite logiche, no? del libero mercato per la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni, e può avviare invece un ragionamento di coprogrammazione, di coprogettazione insieme, non solo a Juan Carlos con le sue competenze, ma anche alle persone che hanno bisogno della casa, no? E a quel punto lì diventa un percorso di interesse generale. Prima di tutto perché capite che c'è il soggetto pubblico che non è che solo ti dà le chiavi del bene confiscato e poi ti dice ci vediamo fra 20 anni, ok? Ti do le chiavi e tu sei il concessionario per 20 anni. Ma dice
le chiavi ne facciamo n copie, diventa un tema che, di cui noi siamo responsabili, noi come gruppo. E quindi si va verso un percorso di interesse generale sempre aperto a tutti, cioè nel primo caso della concessione io le chiavi le do a te perché tu te le sei guadagnate, abbiamo fatto una procedura di libero mercato e tu sei stato il soggetto che può avere, no? La responsabilità di portare avanti questa cosa. Invece, appunto, nell'altro caso restiamo tutti corresponsabili. Restiamo tutti corresponsabili, ci sono dei comuni che fanno riunioni settimanalmente, nel senso che settimanalmente il comune deve capire come contribuire, il comune come tutti gli altri contraenti di patto, quindi non so se questo esempio di Juan Carlos, tra l'altro è abbastanza difficile, no, questo come esempio, perché giustamente quando cioè, riusiamo l'Italia di mezzo ci sono spesso come dire, delle pensate che sono anche pensate immobiliari, che sono pensate proprio di riuso nel senso più appunto fisico e edile, no? del termine. Quindi grazie per questo tuo intervento dall'Ecuador. E vi metto subito, prima di dimenticarmene, vi metto il link a questo patto di Ravenna, così ve lo andate a vedere. Domenico, se vuoi, parola a te. Ci senti? Domenico? Nel frattempo chiederei a Pierluigi allora. Sì, va bene, d'accordo. Nel frattempo cerchiamo di capire cos'è che non va di là. Va bene, vai. Vado io. Allora, buongiorno a tutti, io chiamo da Novara, sono da Novara, chiamo da Novara e sono architetto, quindi ho una formazione anche se non tradizionalissima da architetto e conosco Roberto da tantissimi anni. E in particolare con lui ho fatto un'esperienza particolare che è quella del Comitato d'Amore di Casa Bossi, che ormai quasi 11 anni fa si è interessato di un bene del Comune di Novara, un bene molto particolare del Comune di Novara, che è un grandissimo palazzo storico di Alessandro Antonelli, quindi l'autore della Mole Antonelliana, per intenderci, per chi non lo conosce, e anche della nostra cupola antonelliana, meno famosa, ma altrettanto interessante. E questo palazzo, questo grande palazzo neoclassico, è stato oggetto delle nostre attenzioni ed è iniziata un'esperienza bellissima, che è tuttora in corso, di rigenerazione, quindi nel pieno spirito di, diciamo, di attenzione dal basso, perché mentre originariamente eravamo un gruppo molto piccolo, prevalentemente di colleghi architetti, è diventato un fenomeno particolarmente, mi dilungo su questa cosa qui, per rendere chiaro un pochino quello che è il mio percorso, ma per dare anche quello che potrebbe essere il significato della mia partecipazione e della mia esperienza a questo corso. Quindi si è arricchita di contributi e di partecipanti, di volontari della società civile in maniera assolutamente diversificata,
quindi degli studenti, dei cittadini di ogni ceto, età, per cui è stata un'esperienza, è stata ed è un'esperienza tuttora in corso, molto bella da questo punto di vista. Siamo riusciti, diciamo, a tenere viva una realtà che era chiusa da 25 anni, abbandonata, era stata, diciamo, oggetto di alcuni interventi di consolidamento, ma tutte le amministrazioni da 30 anni fino sostanzialmente al 2009-2010, ma tuttora l'hanno tenuta chiusa e non sono mai riusciti a risolvere questo problema molto grosso che si trova nel centro storico di Novara, quindi è un palazzo di 6.500 metri quadrati che è all'interno di questo. Ecco, Roberto giustamente inserisce il link del nostro sito. Ed è un'esperienza che voglio portare nel bene e nel male, per fare due considerazioni. Cerco di essere più breve possibile, ma credo che valga la pena per stimolare anche altre cose e per poi dirvi quali secondo me sono le criticità e ulteriori frontiere, diciamo, di sviluppo a seguito della mia esperienza. Quindi abbiamo cominciato a organizzare, organizziamo tuttora un polo culturale sostanzialmente molto diversificato. Vi sono contributi che riguardano l'arte moderna e contemporanea, il teatro, la musica, concerti, presentazioni di libri, corsi di formazione, piccoli convegni. Abbiamo fatto delle ospitate, abbiamo utilizzato e utilizziamo il palazzo come set fotografico, sono venuti stilisti, fotografi, quindi un contributo assolutamente diversificato grazie a questa magia, noi la definiamo una specie di magia del palazzo, dove anche chi non lo conosce entra, ripeto, è un palazzo, come dire, assolutamente di livello, che si poteva permettere di costruire all'800 un palazzo del genere, non aveva sicuramente problemi, quindi ha questo fascino particolare del decadente nel centro della città. Ora, senza dilungarmi su questi aspetti, le difficoltà sono quelle note, voglio dire, endemiche della nostra società oggi, dove le amministrazioni in particolare, specialmente in un caso come questo, non sono mai riuscite sostanzialmente a prendere il toro per le corna. Il caso obiettivamente non è per nulla facile, è molto grande, ha una serie di criticità, è vincolato alla sua intendenza, non si presta, diciamo, a delle operazioni sicuramente tradizionali, tra virgolette speculative, non immobiliari, e quindi questa cosa qui. Noi abbiamo iniziato il percorso per cercare di impedire la vendita al pubblico, ritenendo che questo fosse un bene comune, assolutamente, un bene da condividere con non solo con la cittadinanza, ma con il territorio, quindi in senso decisamente più ampio, ed ecco un po' questo il significato del nostro percorso. Ora, da questo punto, senza dilungarmi, vi ho dato un breve tratteggio di quello che è il contesto, e ovviamente è opportuno parlare in maniera concreta di quelle che sono le possibilità anche di casi analoghi, e quello che è un po' il mio pensiero sulla scorta di questa esperienza, che ripeto è un'esperienza abbastanza lunga, è in corso, ma è un'esperienza piuttosto lunga, quindi diciamo abbastanza matura da questo punto di vista. Quindi in questi anni ovviamente si è fatto largo una coscienza sempre un pochino più aperta, ho avuto modo di così, confrontarmi con tutte le realtà, gli enti, le associazioni, i semplici cittadini che ruotano,
E vedo che effettivamente questo è un po' il tema sicuramente del futuro. Le criticità sono evidentemente sempre le solite, quindi, ma che sono, credo che siano tutto sommato anche, possano costituire anche la forza di questo sistema, cioè il movimento che parte dal basso, dai cittadini, che danno dei suggerimenti, delle indicazioni, attivamente cercano di rivitalizzare questi luoghi e da questa conoscenza e da altri studi che vengono fatti, che ho fatto, di cui mi appassiono, il tema del riuso delle aree, dei beni abbandonati è sicuramente una cosa dove è necessario far convergere molti sforzi e molti aspetti della nostra società futura. Allora, io sono particolarmente interessato a osservare, e naturalmente un'osservazione critica ma attiva, quello che è uno dei fenomeni sociali peggiori di questo periodo, cioè un aumento notevole dell'età media e dall'altro lato dell'età media della popolazione e dall'altro lato un aumento delle soglie di povertà e quindi delle criticità. E quindi io credo che una delle frontiere future sia quello di recuperare il bene comune e rendere attivo un processo che porti a riutilizzare questi beni, in particolar modo per le cosiddette fragilità sociali, che sono, non devo dire niente in questo momento storico, ma evidentemente c'erano anche prima, non è che prima, pochi mesi fa, un anno fa, stessero così bene. Questa situazione non ha fatto altro che aggravare il quadro. Forse mi sono dilungato troppo, quindi penso che però si sia capito il motivo di interesse di questo corso. Quindi, in buona sostanza, continuare a indagare questa tematica e trovare, con la partecipazione comune e tante altre esperienze, delle forme più mature, più funzionali per poter contaminarsi in maniera propositiva e costruttiva con gli apporti di tutti. Penso possa bastare. Grazie. Grazie Pierluigi, anche da questa tua relazione che sprizza passione da tutti i pori, tra l'altro, quindi è sempre bello, è una comunità di affinità, io trovo. Sono contento si senta, perché molti non la pensano così, mi fa piacere. Al di là degli interessi, no? Perché poi appunto, no? Soprattutto sui professionisti gravano spesso anche pregiudizi, che richiamavo prima, no? Insomma, questo vuol fare una roba sui beni comuni, ma poi di fatto fa il professionista nella vita, quindi invece... Devo citarvi un dato che ci ha molto sorpreso del rapporto 2019 di Labsus, che ora vi metto sulla chat. Un contraente di patto su 10 in Italia è un privato, quindi liberi professionisti, imprenditori, eccetera. Quindi questo vuol dire che, per carità, il nostro campione era di 200 rotti patti, non vi sto dicendo che abbiamo fatto un'analisi sulle migliaia di patti che ci sono in Italia, perché purtroppo non abbiamo le forze fisiche proprio per farlo, però ecco, abbiamo scelto questi patti che erano stati appunto firmati a giugno 2019 e su questi 200 rotti abbiamo fatto questa analisi e questo dato ci ha molto sorpreso che
uno su 10 sia un imprenditore, un libero professionista, eccetera, e dall'altra parte che invece un quinto dei contraenti fossero quei singoli cittadini, che vi dicevo prima, la signora Maria Rossi, che non fa parte di nessuna associazione, e un altro quinto fossero i gruppi informali, che vi dicevo prima, quindi i gruppetti di giovani, il gruppetto di mamme, il gruppetto che non è andato dal notaio. Quindi teniamo conto del fatto che se Novara seguisse, come penso, questo trend nazionale su Casabossi, avendo gli strumenti, perché questo che Pierluigi ha portato sinceramente è uno dei casi che davvero rispetto a facciamo un anno di possibili patti a Novara, mi stupirebbe se non arrivasse un'ipotesi di patto da tutto questo gruppo che voi siete, che lavora su Casabossi da anni, con questa passione, eccetera. Quindi questo mi sembrerebbe che, come dire, un probabilissimo esito, no? Se l'amministrazione comunale, anche un po' sollecitata da gruppi come il vostro, facesse appunto, no? non si deve sporgere ad adottarlo subito, semplicemente capire se ci fosse un regolamento che cosa si potrebbe fare, perché anche nella tua descrizione devo dire che una bravissima funzionaria del comune di Verona, che si chiama Lisa Lanzoni, ha recentemente fatto molti esempi di patti veronesi che in casi anche di patrimonio, come quello che avete illustrato, perché lì siamo proprio il classico patrimonio italiano, no? Che la soprintendenza tutela, eccetera. Quindi ho fatto una bellissima visita con Roberto Guida. E sei proprio nel classico caso che è da tutelare, no? Nessuno ci mette, cioè, nessuno mette in dubbio questo, così come in alcuni casi veronesi. Ecco, lei distingue proprio il fatto che dentro agli stessi casi di patrimonio c'è la via, come dire, che tradizionalmente seguono i lavori pubblici, no? Che dicevo prima, degli strumenti di concessione, tutele, eccetera. È la via del patto, cioè si può essere in casi ibridi, quando io so che voi avete fatto appunto delle manifestazioni, degli eventi in cui appunto lo richiamavi anche tu adesso Pierluigi, no? Stilisti, fotografi, eccetera, sono soggetti che nel loro lavoro sono, come dire, anche abituati a pagare, no? Gli spazi in cui sfilano, gli spazi, perfetto. E quella roba lì, se vi ricordate un po' il video che vi dicevo prima, corre dentro ai binari anche dell'interesse particolare, no? Cioè del fatto che sono appunto un libero imprenditore e non è che mi voglio approfittare della sussidiarietà per fare il servizio fotografico gratis quando altrove lo pago, giusto? Perfetto. Il tema lì da lavorare bene, ma io penso che degli architetti lottatori per i beni comuni come te, come altri, possano metterci le energie e le intelligenze, è proprio distinguere, cioè quali temi di Casabossi si possono sviluppare per l'interesse generale e quanti legittimamente attengono all'aspetto così di interesse particolare, no? Quanti sono temi di partenariato più classico, lasciami dire, pubblico-privato, e quanti invece possono aprire a queste collaborazioni alla pari. Dov'è che posso usare la sentenza della Corte Costituzionale, che non vi ho ancora messo in chat ora veramente, e dove invece no, non è caso di coprogettazione e coprogrammazione. Essere così bravi da capirlo a volte all'interno dello stesso lotto, mi viene da dire, no? E magari pensare a lottizzazioni diverse. Forse tra l'altro Roberto mi aveva spiegato che un pochino l'avevate già fatto questo percorso, però quello che voglio dirvi è che intanto passano gli anni, intanto ci sono amministrazioni pochissime, ma con cui appunto anche noi possiamo mettervi in rete, che stanno facendo delle esperienze che sono sempre più fonte del diritto, direbbe Gregorio Arena. Cioè se l'hanno fatto a Verona, adesso l'hanno fatto, magari quando voi ci avete provato 2 anni fa non c'era ancora questo fatto fonte del diritto, no? Allora
cercare di studiarseli bene, cercare di andare dai propri amministratori dicendo ma lì si fa, ecco perché da noi no, perché è esattamente il tema di no, perché quella donna lì vota e io non posso votare, io che abito a Novara, dentro questa metafora. Poi volevo puntare l'attenzione su un'altra questione. Mia figlia che ha 11 anni, quando siamo in giro e vede delle cose diroccate, maltrattate, eccetera, si volta e ci dice, ah, quello lì è un bene comune, no? Perché? Allora, nel 2016 ero con una assessora di Genova ai servizi sociali, che è un po' come mia figlia, no, che adesso ha 11 anni, però mi diceva, Daniela, bello, però perché ogni volta il tema dei beni comuni si rivolge sempre appunto, no? Un po' con questo immaginario poi di mia figlia che ci sente spesso parlare di beni comuni, di cosa ci occupiamo, eccetera, cioè che sia sempre una cosa che appunto, no, come Villa Bossi, che alla fine anche agli occhi di un bambino è lì, ma magari vai a visitarla d'inverno e non è riscaldata, no? C'è sempre tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, no? Questa storia di Genova mi diceva, ma perché non possiamo fare che un edificio riqualificato da Renzo Piano sul fronte mare di Genova è un bene comune, no? Cioè perché sempre gli edifici che stanno crollando, bloccati dalla soprintendenza, gli spazi verdi appunto sempre con l'erba alta 1,5 metri, eccetera eccetera, la palazzina Liberty che il privato sta lasciando crollare, cioè, perché abbiamo questo immaginario sui beni comuni di questo tipo? Ce l'abbiamo perché io adesso ho guardato un buffo sito che si occupa di detti popolari e praticamente in tutti i dialetti c'è questo detto popolare che è bene del comune, bene di nessuno, sostanzialmente. E questa roba di nuovo è un po' da rovesciare. Cioè, è verissimo che, come dire, io posso capirlo molto bene, no? Che Villa Bossi nell'immaginario novarese è un bene comune. Tra l'altro non lo è solo perché la progettò Alessandro Antonelli e quindi agli architetti può sembrare appunto patrimonio universale, ma lo è dal punto di vista di lapsus, lo è perché ci siete voi, perché c'è una comunità che se ne prende cura. Però stiamo attenti perché secondo me queste comunità di cura, come diceva l'assessora genovese, potrebbero ambire a volte anche a proporre che delle cose perfettamente funzionanti siano dei beni comuni. Delle cose che sono come Roberto, insomma, il gruppo di comunità ha segnato molto bene, molto spesso sono sottoutilizzate, cioè non è solo un tema di mission impossible con appunto no, le sfide più alte di patrimonio. A volte noi vediamo dei bellissimi patti, per esempio, sulle scuole come beni comuni. Nel senso che ho una scuola perfettamente funzionante, magari è stata progettata e realizzata 5 anni fa, ma chiude alle 4 di pomeriggio. Allora, anche lì il nostro immaginario, il vostro, dovrebbe sbizzarrirsi, perché dalle 4 di pomeriggio alle 10 di sera, ma perché mai quello non può diventare un bene comune, no? Perché mai, non, come fanno tante scuole ormai in Italia, si dice fino alle 4 di pomeriggio sono un servizio pubblico e vengono gli allievi, ma dalle 4 alle 10 di sera noi apriamo per attività di interesse generale a tutto il quartiere. Quindi secondo me è una lotta storica quella che Pierluigi ci ha raccontato, per fortuna che ci sono tanti, come dire, progettisti e anche attivisti al mondo che hanno lottato perché non venissero privatizzati, no? Dei beni pubblici. E certamente Villa Bossi, io penso che questi corsi a volte possono ambire a fare quello che i corsi faccia a faccia facevano, cioè che alla fine e durante il corso tu individui qualcuno che ti sta simpatico, con cui senti molta affinità e fai gruppo con quel qualcuno, no? Cioè sarebbe molto bello che Juan Carlos e Pierluigi diventassero un po' capigruppo di un gruppetto di persone tra di voi,
che sente molto, per esempio, il tema del diritto alla casa o del diritto a prendersi cura di Villa Bossi. Però ecco, su Villa Bossi, avendola anche proprio visitata con i miei piedi, devo dire che io vedo una possibile uscita in termini ibridi. Mi stupirebbe molto che il Comune di Novara arrivasse a fare di Villa Bossi tutto un patto di collaborazione. Mai dire mai, nel senso, se poi ci si riuscisse sarei felicissima, però al momento attuale, cioè per quanto velocemente anche sta maturando questo nuovo stile di governo, mi viene da dire che i funzionari dirigenti del settore, cioè sia della soprintendenza, sia del settore lavori pubblici, urbanistica, patrimonio del Comune di Novara, dovrebbero essere degli innovatori proprio di quelli pazzeschi. Ci sono, nel rapporto Lapsus, che adesso mi metto in chat, vedrete che c'è un bel editoriale di Fabio Giglioni che riflette sul fatto che un'altra sorpresa della nostra analisi è che sono sempre di più i cosiddetti patti complessi, quindi che hanno il tema immobiliare dentro. Quindi attenzione, non è che nessuno stia facendo niente in Italia su questo tema. Però secondo me, come dice appunto Lisa Lanzoni di Verona, in forme ibride ci stiamo andando, ma bisogna anche essere consapevoli che se si è troppo avanti è un problema poi riuscire, no? nelle proprie imprese. Va benissimo che ci siano dei pionieri, però quando c'è questo tema immobiliare così forte di soprintendenza, ecco, la soprintendenza può diventare contraente di patti, per i portici San Luca a Bologna è contraente di patti, però sono soprintendenti eccezionali, li conosciamo, ecco, no? Quindi il tema è che ci deve essere anche una congiuntura, una comunità di affinità tra i possibili contraenti di patto che deve stare in equilibrio. Ok, proverei a tornare da Domenico, se riusciamo. Ho visto che ha cambiato piattaforma di connessione. Nel frattempo ne approfitto per dirvi che, come forse avete visto dalla mail, abbiamo attivato anche una chat Telegram per le comunicazioni un po' più immediate. Poi sia qui in chat che su Telegram che via mail vi condivideremo poi una cartella che useremo per tutto il materiale che viene condiviso man mano durante le lezioni del corso, compresi tutti i link che stanno mandando adesso in chat tutti. Quindi non preoccupatevi di segnarvi per forza tutto, poi ci occupiamo noi di raccogliere tutto e compattarvi le informazioni. Domenico? Altrimenti darei la parola a Michele. Buongiorno. Vabbè. A tutti. Vai. Buongiorno, sono Michele Crescini, laureando in giurisprudenza e si spera prossimo giurista di strada. E mi sono iscritto appunto a questo corso perché opero in un progetto che si chiama Legami Leali, di cui lascio in chat il link, che ha come finalità due degli obiettivi presenti in questo corso, ossia riattivare degli immobili, nel caso di specie confiscati alla criminalità organizzata nella zona ovest del lago di Garda, e contribuire, collaborando con i privati, con le associazioni e con le pubbliche amministrazioni, alla stesura di patti di collaborazione. E in particolare in questi quasi 2 anni di progetto abbiamo riattivato un immobile che era di proprietà di un clan della criminalità organizzata pugliese come casa della legalità, ed è nostro progetto la riattivazione di almeno altri 4 immobili destinati al turismo sociale, finalizzato fondamentalmente a contribuire alla tenuta della casa della legalità come centro e polo di formazione e di informazione sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. Accanto a questo abbiamo poi sviluppato, se tutto va bene, entro il mese di novembre dovremmo stringerne altri 2, 10 patti di collaborazione
aventi ad oggetto i più disparati beni comuni, materiali e immateriali, parchi pubblici, relazioni, rapporti di vicinato e tutta una serie di esperienze che hanno attivato finora un centinaio di cittadini e una trentina di associazioni in 22 comuni dell'ambito in cui appunto esiste il progetto Legami Leali, che hanno appunto dato modo di percepire, vedere e vivere l'efficacia di questa esperienza. Non più tardi di sabato pomeriggio, di sabato, ho sentito la referente di uno di questi patti che ha ad oggetto la riqualificazione di un piccolo parco pubblico, sito in mezzo ad alcuni residence, e quasi commossa mi raccontava di come lei e suo padre tutti i giorni si recassero in questo parco per, citando, vedere la bellezza della nostra erba crescere. E questa frase, questa sua considerazione riassume bene il potere di questo strumento dell'amministrazione condivisa, che appunto è oggetto di studio e di lavoro, motivo per cui fondamentalmente sono qui. E mi permetto di aggiungere, riferendomi a quanto detto da Juan Carlos, che se noi italiani possiamo vantare nella nostra Costituzione la sussidiarietà come uno dei pregi quasi unici del nostro ordinamento, l'Ecuador nella sua Costituzione riconosce dal 2008 la Pachamama, la madre terra, come soggetto di diritti inalienabili. Quindi abbiamo anche questa esperienza da cui imparare qualcosa. Grazie Michele. Vabbè, io poi ti do un pezzo dello stipendio che mi danno per fare questo corso, perché, come dire, sei un formatore ormai. Scherzi a parte, lo penso per davvero, cioè a me è una cosa che davvero mi ha molto sorpreso, quasi da subito, se non dal 2014, dal 2015 sono le persone come Michele che sono davvero, come dire, hanno interiorizzato benissimo questo nuovo stile di governo. Tra l'altro l'hanno interiorizzato senza avere ruoli di responsabilità politica, no? E quindi mi è capitato per esempio a volte di andare in comuni molto piccoli, ma con assessori invece in quel caso più per la parte politica, che si erano studiati tutti gli editoriali di Lapsus, hanno visto gli atti amministrativi e mi invitavano e mi sembravano più preparati di me, sinceramente, cioè, perché effettivamente si ha questa sorpresa nella società responsabile, a me viene più da chiamarla società responsabile che società civile in Italia. E poi appunto mi fa anche piacere questa testimonianza di Michele, perché ho avuto recentemente un dibattito con un paio di persone, anche molto diverse fra loro, ma che sostenevano questo tema che, insomma, della lotta, no? Cioè bisogna lottare, bisogna che ci siano anni e anni di lotta con la pubblica amministrazione. Tra l'altro voi su Casa Bossi quindi siete proprio nel paradigma, no? Ok, siamo riusciti a fare questa bellissima esperienza con i migranti nella stazione di Mondovì, ma ci sono stati anni in cui gli amministratori pubblici, no, non ci si riusciva a parlare, non capivano il cambio di paradigma, eccetera, eccetera. Questo lasso di tempo di lotta, come se questo periodo fosse sempre necessario, no? E tornando alla metafora del diritto di voto alle donne, io sono anche felice se nella mia vita non ho dovuto, no, lottare 20 anni per poter esprimere la mia preferenza elettorale, no? Sono molto felice quando ci sono delle esperienze che hanno trovato la strada anche un po' in discesa, mi viene da dire, o se non in discesa, ecco, piana, non sempre in salita. Cioè io trovo che l'evoluzione della democrazia si ha quando le esperienze sono anche diversificate. Scusami Michele, ma ad ascoltarti sembra quasi che, no, dove stai lavorando tu, fare i patti di collaborazione sia abbastanza semplice, no? Cioè penso che, ecco, no, lo so che non è così, però comunque voi state quagliando, siete davvero molto molto variabile, nonostante certo
distretto geografico tra comune, ce ne sono alcuni molto collaborativi che partono con questo servizio, lo eroghiamo con un patto, e altri in cui la scarsa o latente, che forse è più elegante, sensibilità degli amministratori determina alcune fatiche. Però ora possiamo riconoscere che dove abbiamo investito tempo, energia, fatica, formazione, stiamo raccogliendo. È uno strumento... Sì. Dico che comunque tu citi anche questo primo gruppo, no? di amministratori che non è, e con cui non è che devi lottare per fare un patto, no? Sono già un po' nel mood, mi viene da dire, poi che l'abbiamo capito fino in fondo, per carità, adesso poi potremmo stare qua a discuterne per altre 3 ore, però mi fa piacere che nella vita quotidiana di un futuro giurista di strada ci sia l'amministrazione con cui, no? Ti batti, non capisce, deve lottare Michele e gli altri del suo gruppo, e quelli che invece, va bene, cioè stipuliamo questo patto, vediamo come va, no? Io questo volevo dire, che va bene che ci sia un'Italia che lotta, va bene che ci sia un'Italia che manda sempre più avanti quei patti che poi in altre parti d'Italia possono essere citati, no? Come fonte del diritto, quindi... Questa cosa qui, penso che, ecco, un gruppetto con Juan Carlos già si stia prefigurando, perché effettivamente sì, cioè penso che anche questo tema del turismo sia un legame leale tematico. Esatto, sì. Ok, Elena, a te la parola. Va. Salve, io sono Elena Pasquale di Novara e volevo raccontare un attimo la nostra esperienza. Allora, io rappresento una cooperativa sociale in Frutteto che nel 2000 è fatto ad un bando del comune di Novara per la concessione in comodato d'uso di 2 spazi nell'ambito appunto del comune di Novara. Per chi insomma è della zona, uno è al Parco di Santa Rita, con all'interno un piccolo bar, pizzeria da sporto, e l'altro invece è la sede dell'ex quartiere di San Rocco. Allora, appunto, che dire, noi ci siamo buttati con molto entusiasmo in questa avventura e abbiamo, vabbè, però trovato poi numerosi ostacoli, perché sostanzialmente appunto non si tratta, come dicevate magari voi, di patti di collaborazione con il comune, è proprio una concessione in senso tecnico, per cui appunto viene dato a noi tutto il bene con tutto quanto concerne la gestione, la progettazione e soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Per cui niente, diciamo che noi, essendo una cooperativa sociale, a favore dell'inserimento di persone svantaggiate, avevamo già varie attività, pulizie, manutenzione aree verdi, e abbiamo aperto a Santa Rita questa pizzeria da sporto e tutta una serie di attività, diciamo, per i genitori, perché si trova proprio a fianco di una scuola, no? Quindi servizi, noi facciamo degli incontri per le famiglie, per i bambini, abbiamo fatto anche un centro estivo, pre-scuola, attività, diciamo, per mantenere il bene sostanzialmente, proprio dal punto di vista economico. E quindi, diciamo, lì, a parte questo, credo che riusciamo a gestire l'azione. Cosa invece è la ex quartiere di dove ho fatto un progetto di collaborazione con i centri anziani del territorio, la sede del quartiere di San Rocco, varie associazioni, dove però abbiamo più difficoltà a mantenere l'equilibrio economico, perché purtroppo queste per essere sostenute, almeno nel nostro caso specifico, hanno bisogno di una sussistenza. Diciamo che anche a San Rocco abbiamo aperto in collaborazione con l'associazione Down una bar proprio finalizzato all'inserimento lavorativo, solo che l'abbiamo aperto l'anno scorso a fine 2019, per cui praticamente possiamo dire che non abbiamo ancora iniziato.
Adesso stiamo un attimo cercando, ed è per questo che sono felice insomma di partecipare a questo seminario, cercare di capire in che modo possiamo portare avanti un attimo il nostro progetto. Perché la concessione è di 9 anni, adesso 5 sono passati perché del 2015, dobbiamo però riuscire a gestire un attimo la seconda parte insomma di questa concessione. Questo... Miela. Daniela, se posso dico una cosa io per spirito di servizio. Certo, certo. Allora, questo corso è stato progettato prima del Covid, prima prima del primo lockdown, insomma, quando tutte le condizioni date dalla Regione Piemonte erano per un corso in presenza. E quindi noi pensavamo di organizzare un corso tutto novarocentrico, diciamo, cioè nel senso che essendo in presenza voleva dire rivolgersi a una platea di interlocutori di Novara del territorio. Quindi anche sono stati scritti e pensati per avere questo lavoro interattivo di potenziali attivisti e di potenziali osservatori di questo fenomeno che era tutto legato a Novara. Poi sappiamo tutti com'è andata, il passaggio, il viraggio dalla presenza allo streaming ha fatto sì che ci siano appunto quasi 60 iscritti da tutta Italia, cosa che abbiamo a un certo punto accolto come un valore aggiunto e ce lo teniamo anche stretto e quindi naturalmente c'è un po' di novaricentricità, ma c'è anche molta, molta partecipazione di altrove. Naturalmente questo focus su Novara qua e là lo tratteremo. E allora io non conoscevo Elena, quindi sono anche felice che grazie a questo strumento ci conosciamo anche tra vicini di casa, insomma, probabilmente avremmo potuto incontrarci al bar o in qualche altra situazione, non ci era ancora capitato. E devo dire che, un po' come già tu, Daniela, hai introdotto, il corso serve anche a ottimizzare delle relazioni. Quindi, per esempio, noi come esperienza di Casa Bossi, perché quello è la testimonianza di Pier Benato, ovviamente coinvolge anche me, perché siamo compagni di strada da 11 anni, noi realtà simili alla cooperativa e al frutteto ne abbiamo incontrate tantissime, a volte le abbiamo anche ospitate a Casa Bossi, quindi probabilmente, e poi qui c'è anche un altro fatto, che chi ci accoglie, chi ha promosso l'iniziativa è il Comune di Novara, sono alcuni servizi tecnici del Comune, servizi tecnici e amministrativi del Comune di Novara, quindi c'è tutta una cornice per portare a maturazione un coordinamento fra di noi tale per cui magari daremo qualche suggerimento al Comune di Novara. Proprio io ho capito bene cosa intendi dire, cioè il rapporto, la messa a bando di queste strutture è figlia ancora di un modello un po' antagonista tra pubblico e privato, dove si guarda il privato più come soggetto imprenditoriale e quando anche sia conclamato che per il tipo di servizio non arriverà mai nessun imprenditore, però il trattamento è simile a quello dell'impresa profit. E quindi intorno a questa divaricazione ci sono degli oneri, magari non voluti, magari come dire, latenti, che comunque appesantiscono il ruolo dell'operatore, del riattivatore, dell'operatore sociale. Quindi Elena, questa non è la soluzione al problema, però è come dire, andiamo avanti su questo percorso di dialogo e da qui a febbraio o marzo modo di offrire al Comune magari una piattaforma di rinnovata collaborazione su questi temi, perché ci sono sia, ma ce ne sono tantissimi altri che non sono ancora interpretati, quindi anche questo elemento farà parte del corso sia su Novara sia su altre città. Molto, sì, mi dicono che Davide ricordi
che ho citato all'inizio, quando purtroppo si è sentita male la mia introduzione, fa parte del board di organizzativo di questo corso, e lui rappresenta i servizi sociali e ha una parte attiva molto importante in tutto quello che avviene nella caserma Passalacqua. Perché patrimonio come contratto, probabilmente il servizio patrimonio, almeno per quella che è la nostra esperienza, è un po' più incentrata appunto sulla del bene, insomma, che ovviamente deve essere fatta, dobbiamo farla, però c'è tutta una parte sociale che ci caratterizza che viene un attimo messa in secondo piano momentaneamente, non so. Sì, è così. È così, esatto. Va bene, grazie Elena, anche da parte mia reagisco al tuo intervento. Prima di tutto perché dalle tue parole forse non dobbiamo correre il rischio che usciate da queste prime 4 ore senza aver capito un fondamentale, cioè che attualmente Novara non ha adottato il regolamento e quindi nessun novarese può stipulare patti di collaborazione con i settori del comune di Novara. Ok, benissimo. No, ma grazie a te, perché davvero io sono un po' stufa dei 6 anni che lo ripeto, quindi ogni tanto appunto. E l'ABC, c'è l'articolo 118 della nostra Costituzione, ok? Il primo comune che ha reso possibile il fatto che i cittadini singoli associati per loro autonoma iniziativa si prendessero cura di attività di interesse generale favoriti dai soggetti pubblici come i comuni, le regioni, eccetera, è stato poi il comune di Bologna nel 2014. Dal 2014 a oggi in 220 comuni in Italia gli abitanti possono stipulare patti di collaborazione. Ok? Cioè, hanno questa possibilità anche solo teorica, perché purtroppo ci abbiamo anche qualche comune che è silente. Alessandria è un comune silente, per fortuna mi hanno chiamato a fare un po' di formazione, perché spero di... Ma per fortuna anche che, come dire, mi avete chiamato a Novara, perché tra l'altro, come dire, io lo so che Roberto, altri novaresi è da un po' che cercano, no? Di far sì che anche Novara abbia questo regolamento. Ma finché, come dire, il comune di Novara non ce l'ha, i novaresi non possono fare i patti. Ok? Quindi quello che vi dicevo prima è che, tra l'altro, io non penso che da questo corso di formazione debba per forza venire fuori un gruppo che vuole che dopo domani poi ci sia il regolamento, perché non serve a niente se non ci sono persone, come per esempio nel campo delle cooperative sociali, potrebbe essere Elena Pasquale, che fanno capire quale potrebbe essere l'opportunità di averlo. Perché se poi uno non capisce la reale opportunità, insomma, secondo me lo vedo, cioè o si capisce profondamente questo nuovo stile di governo, di pattuizione, di corresponsabilità, eccetera, oppure fa lo stesso, va anche bene se non c'è il regolamento e se non si fanno patti che non sono veri patti. Quindi il tema che però porta Elena è un tema delicato. Perché? Perché sul Recovery Fund in Francia Macron non ha avuto nessun problema a dire mettiamo un bel pezzo dei soldi che arriveranno sull'economia sociale e solidale, che Elena conosce molto bene. Perché è molto chiaro, è molto più chiaro in Francia che in Italia, sebbene se poi andiamo a vedere le prime cooperative che i francesi ci copiarono secoli fa erano italiane, ma in Francia è molto più chiaro che se uno come Elena lavora con persone svantaggiate, fa un lavoro di interesse generale. Ok? C'è un bellissimo patto a Cinisello Balsamo in cui ci sono dei disabili psichici che si prendono cura di un viale di mirti e lo fanno collaborando alla pari con il comune di Cinisello Balsamo, con il settore politiche sociali. Ok? Stiamo dicendo questa cosa qui. E grazie anche Elena, perché tu hai sottolineato, penso non a caso,
che in fondo il vostro rapporto di 9 anni, quanto hai detto, con il comune è nel parco di Santa Rita, è un rapporto che prevede delle azioni di manutenzione, se ho capito bene. Perfetto, perché questa cosa i patti non la devono prevedere, ok? Cioè, non so come dire, è stato detto anche lì molto bene, in modo molto chiaro, dalla Corte Costituzionale, cioè i comuni non possono usare i patti per far fare ai cittadini attivi quello che, come dire, delle cooperative si sono specializzate a fare, piuttosto che dei prestatori di servizio, no, privati si sono specializzati a fare. Cioè, il tema non è questo. Posso dirvi che nei primi anni ogni comune in cui si andava c'era questa domanda, ma questo quindi rivoluzionerà, no, il fatto di fare dei patti su questi temi porterà via intere fette di mercato. Non è successo. Non è successo perché i cittadini che si attivano per la cura dei beni comuni non sono dei competitor, né delle cooperative, né dei fornitori di libero mercato, cioè, perché per fortuna è passato il messaggio che i cittadini non devono fare manutenzione. Io non vi nego che tantissimi patti nascono come integrazione dei servizi. Tutti quella metà dei patti che sono stipulati in Italia sulla cura del verde integrano però. Okay, non è che se in un quartiere il servizio pubblico va a tagliare l'erba 2 volte al mese, il cittadino non può contribuire tagliandola altre 2 volte, d'accordo? Ma la garanzia che passa al servizio pubblico, come sempre passato 2 volte al mese, ci deve essere. E per fortuna vediamo sviluppare i patti. Le prime idee, poveretti, no? Sembra anche chi ha fatto architettura, no? O chi ha insegnato d'architettura sa che tu arrivi al primo anno e dici agli studenti: ragazzi, lavoriamo su questa area, potete fare qualsiasi cosa. E un sacco di volte loro cosa fanno? I parcheggi, no? Ma perché l'immaginario è quello. Cioè, qual è l'immaginario adesso? Se io penso, com'è che posso prendermi cura della città? Ma una delle prime idee che mi viene in mente è che c'è, magari vado a spazzare un po' il marciapiede, vado, perché abbiamo un immaginario martoriato, cioè abbiamo un immaginario che se c'è un evento creativo, musicale, eccetera, non siamo noi che possiamo proporlo, no? Noi al limite possiamo spazzare per strada. Tutti i patti, appunto, con i migranti sono mortificanti, perché c'è sempre questa idea che sì, c'è l'Arci, c'è la parrocchia, magari c'è anche una radio locale, eccetera, ma cosa si fa fare ai migranti dello SPRAR? Pulire il parchetto. Cioè, che peccato, no? Cioè, perché il tema della manutenzione deve essere staccato, no? Può essere che si parta di lì, ma poi i patti più belli sono i patti che partono dal prendersi cura di uno spazio, appunto, purtroppo abbandonato, purtroppo quando si usa anche in tanti progetti che ci vengono richiamati, no? Ma l'adozione, ragazzi, vuol dire che prima qualcuno ha abbandonato qualcosa. Quindi il tema non deve essere che tu, appunto, no? Nell'ottica di amministrazione condivisa, voglio dire, non deve essere che perché il soggetto pubblico abbandona, allora ecco, no? Le armate, le truppe cammellate dei cittadini attivi. Non è questo. Non è questo anche perché ci sono dei soggetti che sono dei soggetti manutentori, che si sono specializzati, lo fanno bene, lo fanno con coscienza educativa, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, primo, Elena, prima di pensare che potrebbe essere un patto, ci vuole il regolamento. Ecco, è banale, ma è così. Secondo, se ci fosse il regolamento, comunque bisognerebbe distinguere di nuovo, no? Fare come nel caso di Casa Bossi. Ci sono dei temi duri, c'è il tema duro della manutenzione, della ristrutturazione con la soprintendenza che vigila, eccetera. Quello è un tema duro. Ma poi ci sono tutti dei temi di software che invece, adesso non lo so, quando poi saremo di nuovo liberi, verrò anch'io nel Baruccio Pizzeria del Parco di Santa Rita, e sono certa che ci sarebbero un sacco di possibili patti software, forse sono quelli che anche, adesso Michele ha tirato in ballo anche i patti complessi, ma probabilmente anche quelli che un po' più facilmente vanno in porto, sono appunto, no, dei patti che possono avere delle
iniziative di nuove alleanze. Questo sarebbe molto interessante anche per la cooperativa, è molto interessante per le cooperative che sono dentro ai patti in Italia, cioè che magari in quel caso lì la cooperativa, no, non per interesse suo particolare della cooperativa, ma per interesse generale, il fatto che le cooperative come la tua molto spesso fanno cose di interesse generale e bisognerebbe esserne tutti più consapevoli per uscire da questa, no, visione italiana che chi fa cooperative, mutualismo, impresa sociale è comunque un soggetto che alla fin fine si fa i fatti propri. Su questo bisognerebbe molto più dibattere, no? Magari anche scannarsi, ma poi uscire col fatto che, cioè, che se sono a Brooklyn, a New York, e penso al servizio pubblico, ci penso in termini di servizio privato, punto e basta. Okay? In Europa, per fortuna, ci pensiamo anche come, ma sai che c'è, che il trasporto può essere anche una chance per soggetti più fragili. Ma questa cosa qui è una specificità nostra, europea, cioè dobbiamo andarne fieri e anche se facciamo amministrazione condivisa, questa prospettiva deve trovare, deve sentirsi benvenuta, no? Mi viene da dire, perché poi ci sono delle possibili microeconomie e allora bisogna dimostrare che sono di interesse generale e non di interesse particolare. Quindi questa è una sfida pazzesca. Mi fa piacere che il Festival dell'Economia Civile a Firenze sia stato introdotto citando il libro di Gregorio Arena, che adesso di nuovo vi metto il link, si intitola I custodi della bellezza. Cioè sono molto felice che chi ragiona di economia civile in Italia si stia ponendo il tema di amministrazione condivisa, perché sono due temi che noi sosteniamo da anni, che vanno insieme, ma che è molto difficile che politicamente ci sia questa assunzione di responsabilità, no? Una responsabilità che dice io penso che la cooperativa ci stia nel patto, perché è una cooperativa appunto che non fa interesse speculativo proprio, ma fa azioni di interesse generale. Quindi succede che molto spesso non c'è il coraggio della politica, ma succede anche che a volte le cooperative non vogliono essere, cioè vengono, come dire, un po' ripudiate dalle stesse alleanze di cittadini attivi. A me è capitato a Parma di capire che dentro a un patto che era nato da alcuni abitanti non si volesse la cooperativa, no? E perché? È perché la cooperativa c'è tutto un suo business e quindi questo no, non ci piace che stia nel patto. Quindi c'è un tema vero di monitorare i patti, di valutarli e di capire appunto, no, che restino portafogli di interesse pubblico, accanto al lavoro più classico come dire, che beneficia i soci e solo i soci della cooperativa. Ultimissima cosa, tu hai parlato di un ciclo, no, di concessione. Sappiate che in Italia tantissimi comuni sono, per esempio, stanno chiudendo il ciclo del piani di zona, dei cosiddetti piani di zona dei servizi. E quindi chiudendo questi cicli, no, ripensano a come aprire dei nuovi cicli in base a quella sentenza della Corte Costituzionale che vi ho messo nella chat. E questo è veramente uno scenario di nuove ciclicità ripensate in altro modo, molto interessante secondo me, anche per chi fa dei lavori più di progettazione dura e pura, architetti, ingegneri, eccetera. Ok, io ho ancora un intervento in coda più un intervento di Davide finale e poi direi che ci diamo una pausa di 10 minuti. Quindi adesso lascerei la parola a Giovanna, che mi ha chiesto in chat di intervenire, e poi a Davide. Vai giù. Ok, mi sentite? Vai. Ok, grazie. Io sono Maria Giovanna e sono di Galliate, che per chi non è della zona è un paese di circa 15.000 abitanti, una città ormai, vicino a Novara. Non sono architetto, nulla di tutto quello, sono laureata in lingue e mi occupo di scambi culturali. Attualmente sono a casa in maternità, che ho avuto un bimbo a marzo, e mi sono un po' interessata a questo workshop, a questi incontri, per due motivi. Uno forse un po' macro e uno un pochino più piccolo, come quello che diceva Daniela all'inizio, del fatto che non bisogna sempre pensare in grande.
Parto da quello più piccolo, che è più semplice forse. Io faccio parte di un GAS, che è un gruppo di acquisto solidale, il GAS Sette Fontane si chiama, che c'è da ormai da anni. E come GAS stiamo cercando una sede, proprio una cosa molto specifica, molto anche un po' proprio semplice. E avevamo chiesto al comune se lui era in grado di trovarci qualcosa, una cosa, un locale che abbiamo utilizzato sostanzialmente una volta al mese per una riunione e il sabato mattina per fare quello che è lo smistamento. Adesso non so se sapete come funziona il GAS, però comunque arrivano i prodotti e devono essere divisi. Il comune ci ha risposto di no, l'avevamo fatto tramite email. E quindi mi piaceva l'idea di capire che cosa si può fare come associazione, perché comunque è un'associazione iscritta adesso al nuovo regolamento del terzo settore come APS, e quindi ero interessata a questa cosa, molto, non dico banale, però molto così. L'altra invece più macro è una mia idea nata dalla lettura di un articolo della rivista UPA, essendo mamma sono legata a questa rivista che è un pediatra per amico. Ve lo leggo proprio, sono due righe velocemente, è l'introduzione di un numero di due mesi fa, che dice: ripartiamo dalla cultura. Valorizzare le occasioni di bellezza e di cultura è un compito imprescindibile di genitori ed educatori, che possono sfruttare il ricchissimo patrimonio storico e artistico del nostro paese, per insegnare ai bambini a trovare e osservare il bello anche nei luoghi più impensati. Poi, vabbè, si dilunga ovviamente l'articolo proprio sulla fruibilità a tutti, quindi anche ai bambini, di quelli che sono appunto le bellezze del paese, quindi questi servizi educativi ai più piccoli. A Gagliate, non so se lo sapete, c'è un castello molto bello, molto grande, parte privato, parte pubblico, e che da un mio punto di vista è veramente sottosfruttato. Quindi io mi sono legata forse più a quella parte che è uscita dopo, che diceva Daniela, del fatto che il bene comune non è solo qualcosa che deve essere recuperato di brutto, ma anche qualcosa che è perfettamente già funzionale, perché il castello è funzionale, perché vengono fatti ogni tanto degli eventi, a parte adesso ovviamente, adesso è una situazione anomala, che però secondo me potrebbe essere valorizzata in maniera diversa. Io penso che, io ho 39 anni, sono andata quando alle elementari eravamo andati a Castell'Arquato, che mo non mi ricordo neanche più dov'è, con qualche parte, non so se in Lombardia, non mi ricordo, a vedere questa città molto medievale e tutto, e non ci hanno mai portato a visitare il castello che è di fronte, cioè scuola elementare è di fronte al castello. E quindi questa cosa era già un po' che mi frullava nella testa. Poi è uscito questi incontri e ho detto: ma perché vediamo che cosa si può fare, perché oggettivamente secondo me ci potrebbe essere proprio tutto un servizio educativo proprio per i bambini. Poi non è che devono essere solo quelli di Gagliate, può far arrivare anche bambini dalle altre scuole. Cioè il castello di Gagliate è chiuso e io mi chiedo: ma perché non lo possiamo aprire durante il giorno e lasciare che le persone ne usufruiscano anche solo per passare, un po' come il Broletto a Novara, tu puoi passare in mezzo, poi la sera lo chiudi. Questo. Ok, grazie Maria Giovanna, bellissimo. Forse quando diventiamo mamme, tra l'altro abbiamo proprio un po' questa spinta, anche creativa. Allora, mi vengono da dire alcune cose su ciò che ha detto Maria Giovanna. Diciamo che tutta questa questione dei regolamenti per l'amministrazione condivisa nasce da una ottima domanda di un funzionario pubblico che si chiama Donato Di Memmo. Donato Di Memmo a un certo punto, attorno al 2013, chiama appunto un po' di esperti di diritto amministrativo e pone questa domanda, che è la domanda. Cioè lui dice: troppe persone a Bologna, un po' come Giovanna e i suoi amici del GAS a Gagliate, arrivano e mi dicono che vorrebbero prendersi cura di un certo pezzo di città o di un certo tema, no? Come
Io trovo che il gas, di nuovo, no? Abbiamo fatto prima, ho fatto prima tutto il discorso sulle cooperative, ma insomma la logica è un po' quella, cioè se uno fa dei gruppi d'acquisto solidale, insomma un po' di pensate di interesse generale le ha fatte, no? Poi discutiamone, capiamone quanto siamo convinti, capiamo tutti, no, i possibili, facciamo tutti i dibattiti che volete, ma insomma è abbastanza innegabile che, come dire, ci sia almeno la spinta verso temi di interesse generale. Quindi questo un'amministrazione pubblica dovrebbe, come dire, contemplarlo, no? Proprio nei propri doveri politici di risposta e di partecipazione dei cittadini. Donato Di Memmo pone questa ottima domanda, cioè dice: come faccio io a non rimandare a casa Maria Giovanna, o nel suo caso i bolognesi che arrivano qui tutti volenterosi di promuovere azioni e di voler contribuire, e io tutte le volte o li mando nell'ufficio dove poi li rimandano a casa, oppure ho dei problemi assicurativi. Questo è un grande tema su cui oggi dobbiamo spendere due parole, no? Forse Giovanna, non voglio dire, ma non ti hanno dato quello spazio lì, perché se ti diamo poi quello spazio che pure è vuoto, eccetera, però poi voi smistandovi fate male, allora noi non possiamo coprire l'assicurazione, voi non siete coperti e bla 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 bla. Ci sono poi come dire, la burocrazia è burocrazia, quindi il funzionario che ha la responsabilità civile e penale per lo spazio tal dei tali, come dire, può anche essere lui stesso un membro del GAS, ma non se la prende con la responsabilità lì, no? È anche un po' come dargli torto, cioè per questo che i patti hanno avuto successo, perché si pattuisce chi fa cosa, quando, dove, perché, che copertura assicurativa, eccetera. Cioè si mettono in legalità delle cose che a volte ci sono degli amministratori un po' eroi, coraggiosi, eccetera, che gettano anche un po' il cuore oltre l'ostacolo e si mettono in situazioni che loro stessi definiscono: ho chiuso un occhio, ho chiuso due occhi, e vabbè, non pensiamo che chiudere gli occhi sia la strada, no? Quindi c'è questo tema qui, secondo me, di chiarire sempre di più questa domanda, che invece per Donato Di Memmo era così chiara, cioè come metto una persona nelle condizioni di contribuire, come rendo facile la vita a questa persona, no? Perché appunto ci sono dei comuni, sempre Verona mi ha colpito, diceva: noi come burocrati, no, al cittadino di Verona facciamo fare questi tre passi, ma noi dietro le quinte, per non appesantire il cittadino di Verona, ne facciamo altri 16, ok? Perché ci sono le procedure, perché c'è questo, quell'altro, ma se noi vogliamo questa energia di Maria Giovanna, eccetera, e di tutti gli altri, noi dobbiamo rendere la vita facile a Maria Giovanna, altrimenti, giustamente, con un bimbo nato a marzo, un po' le energie, come dire, no? Si esauriscono. E quindi questo è un tema, è certamente un tema, e anche in questo caso mi viene da dire: oh, io abito a Gagliate, ma, come dire, la Ciaffi oggi mi ha raccontato che a Bologna, Verona, eccetera, va in un altro modo, quindi, come dire, a volte basta anche, io ho conosciuto dei funzionari che quando dopo queste formazioni, anziché ridirmi e riscrivere a me una mail, eccetera, hanno preso e sono andati a conoscere, adesso potrebbero proporre una Zoom ad altri funzionari. Cioè c'è anche un po' il tema di capire, vabbè, allora, questi vengono, mi raccontano sta cosa, ma chi fa il mio lavoro? Noi come Lapsus facciamo un grandissimo networking tra funzionari pubblici. Perché a un certo punto, se arrivo io dal Politecnico di Torino e ti dico che si può fare, tu mi dici: no, sei una docente accademica, sei una professoressa all'università, non hai idea di che cosa succeda nei nostri uffici dei lavori pubblici, dell'ambiente, dei servizi sociali. Quindi anche giustamente ogni tanto c'è un rapporto diretto, no? fra persone che appunto dicono: ci facciamo l'Erasmus tra Torino e Verona, ma ben venga, ma perfetto, cioè. Come dire, tornate a quella giustissima domanda di Donato Di Memmo e tornateci voi, cioè, da funzionari pubblici, no? Altra cosa è che, lo dicevo già prima, infatti mi fa piacere che Maria Giovanna l'abbia colto, pensate che il tema proprio del castello, in Francia c'è un festival degli attivisti sui beni comuni che si ritrovano ad agosto
in un castello che è privato, che diventa bene comune durante questo festival, che richiama un po' il castello di Gagliate. Cioè, il tema non è tanto che il castello di Gagliate debba essere pubblico e che il pubblico debba essere consapevole che può diventare un bene comune, ma che se Gagliate di nuovo avesse il regolamento, addirittura potreste fare il patto nella parte privata di castello. Io non so cosa succeda nella parte privata del castello, ma nella parte, cioè, come dire, vediamo di nuovo i primi timidi patti in Italia di persone che hanno anche un bene immobiliare privato e che, di nuovo, pattuendo, cioè, ok, io non è che lascio il mio castello in Francia ai commoners francesi, no, semplicemente ad agosto dico che non ci sarà mai un buttafuori davanti al castello che decide chi entra e chi no, perché questo è l'uso di cui parlava Rodotà. Ok, possiamo parlare di beni comuni quando l'uso non è esclusivo, quando tutti sono i benvenuti, diverso dalla concessione. Ok, questa è proprio la roba da tenere bene in mente. Il privato di Gagliate, che privato è? Che visione ha dell'interesse generale nella società? No? Nel privato ci abitano, è la loro casa. C'è una parte che è adibita, c'è una sorta di ristorante che hanno fatto, e così, sì. Però i privati hanno la concordata del castello, ci abitano nelle loro case. Perfetto, guarda, io ti dico che a Torino ha avuto enorme successo un'iniziativa di concerti privati dentro a case private, concerti aperti, ovviamente anche lì devi pattuire, c'è una forma di prenotazione, però non potrai mai dire appunto che, non so, che ci sono certe categorie di cittadini che non possono entrare in casa tua, no? Cioè diventa un bene comune quel soggiorno con il piano e il sax, no? E magari tu potresti, tu insieme ad altre... ad altri genitori, papà, eccetera, militanti, anche facevi riferimento, no? Prima ai beni culturali del nostro paese, sei laureata in lingue, quindi se tu volessi proporre una roba aperta a tutti, ti sto dicendo, puoi non immaginare solo di farlo dentro, nella logica dei beni comuni, non è tanto questione di immediatamente pensare all'ala pubblica, no? Potresti anche pensare a un soggiorno privato di quei signori che magari alcuni privati sono, appunto, aderiscono volentieri a queste iniziative, no? Anche tra gli architetti c'è questa iniziativa di open house che ha sempre molto successo a Torino. Cioè, io sono un architetto, mi sono rifatta il mio loft, mi fa piacere se con un sistema aperto a tutti, ma chiaramente organizzato, no? Passano qua e stanno dentro la mia casa un po' di visitatori. Abbinato a delle iniziative appunto culturali, abbinato a una rete, no, come dicevi tu, di esperti, di interessati alla pediatria, eccetera, uno può veramente immaginare di pattuire, no, delle iniziative che appunto riportino al castello come bene comune, che è un tema molto potente, secondo me, cioè è un po' il tema in Italia. Dico ancora che questo Donato Di Memmo, quando lo abbiamo invitato a Torino, gli abbiamo detto: senti, ma di fronte a questo numero esorbitante di patti a Bologna, che detto per inciso, a volte sono anche patti che nascono e muoiono, no? Cioè, se uno ha ideato un patto che non sta in piedi, la cosa bella è che non lo rinnova, ecco. Che quali sono i fili rossi che puoi vedere tra tutti questi tantissimi patti bolognesi? E lui diceva due cose: uno, l'inclusione sociale, e due, la bellezza. E quindi, detto da lui, mi ha sempre fatto molto riflettere, e vi ho messo nel link questo nuovo libro di Gregorio Arena, che di nuovo, quando mi ha detto come lo intitolava, ci ho messo un po' a capire, cioè, perché tutto questo nostro lavoro sul territorio, appunto, un lavoro tanto con le pubbliche amministrazioni, un lavoro tanto con i gruppi attivi, eccetera, e lui ha deciso di intitolarlo I custodi della bellezza, ed è un libro che, se volete, parla di questi anni così ricchi tra persone che un po' come Giovanna covano delle idee di beni comuni e di come alcune amministrazioni effettivamente hanno reagito.
Ok, Davide, ti lascio la parola. Aspetta che hai il microfono spento, Davide. Che, okay, ci sei. Mi avevi disattivato, grazie. Ciao a tutti. Vi porto innanzitutto i saluti dell'amministrazione comunale, che consapevolmente o inconsapevolmente, a seconda dei suoi gradi di consapevolezza, è con voi e con noi in questo percorso. Poi vi dirò due parole su come siamo arrivati qua e anche sulle ambizioni che abbiamo, insomma. Volevo ringraziare il fantastico Roberto Tognetti e Riusiamo l'Italia, perché ci ha dato una mano grossa, diciamo, determinante nell'organizzare questo corso, che sta avendo tanto successo anche mentre stiamo parlando, ci continuano ad arrivare iscrizioni, quindi volevo dire che questi temi e questa modalità ha un successo e un interesse comunque abbastanza diffuso. Volevo ringraziare Daniela Ciaffi, che la volevamo da quando abbiamo fatto il percorso sui beni comuni organizzato da Cariplo e gestito da Lapsus. Quindi il tuo nome, Daniela, è uscito in questi anni tantissimo come spunto, come occasione anche per riflettere su quello che stava capitando qua a Novara, insomma. Ringrazio anche Nova, che è l'associazione che è nata praticamente 7 mesi fa, e che è un'associazione di ragazzi, alcuni più giovani, altri meno giovani, diciamo così, che è nata con l'idea di prendersi cura di gestire lo spazio nell'ex caserma Passalacqua, che in questo momento si chiama, da qui in avanti si chiamerà Spazio Nova. È vero, a Novara non ci sono i patti, non c'è un regolamento, o meglio, non c'è regolamento, perché in realtà dei patti di collaborazione ci sono. Il Comune ne ha attivato per esempio uno nella gestione di un processo di riqualifica finanziato da Fondazione De Agostini nella zona di Sant'Andrea, l'ha chiamato patto di collaborazione. Non esiste un regolamento, quindi quel patto di collaborazione poi andrà verificato nel tempo, però quella cosa esiste. Nell'arco degli ultimi 4 anni io sono un educatore professionale che lavora ai servizi sociali e ho per caso, diciamo così, spontaneamente, un po' spinto, fatto parte di un gruppo di persone che si è occupato di progetti che si sono autodefiniti di rigenerazione urbana. Autodefiniti nel senso che non c'è stato un input, magistrale dall'alto su questa cosa qui. È stato progressivamente un cogliere una serie di occasioni. La prima occasione era occuparsi degli adolescenti. Chi come me ha lavorato tanto nell'educativa territoriale sa benissimo che la possibilità, la capacità dei servizi di welfare di innovarsi anche attraverso una vera sussidiarietà col privato sociale e con l'associazionismo in generale è un esercizio di, da una parte, umiltà e dall'altra di consapevolezza rispetto al fatto che la realtà è così complessa che solo la capacità di lettura tra i diversi attori sul territorio riesce ragionevolmente a dare delle risposte articolate, sostenibili, che tengono nel tempo e così via. Quindi lo spazio o il bene comune è diventato comune successivamente. Prima è stata un'occasione per fare immaginare una risposta che a Novara mancava, che era un centro di aggregazione giovanile. Da questo input l'incontro con diverse realtà e anche con alcune persone fisiche, sia interne al comune che esterne al comune, ci ha messo un po' sul binario di immaginare gli spazi, in questo caso sono due spazi, uno e l'altro è la falegnameria sociale di Sant'Agabbio, non fossero solo teatro di percorsi di inclusione sociale, ma fossero delle occasioni per far incontrare mondi differenti
e nell'incontro di questi mondi il tema del bene comune, cioè della trasformazione di uno spazio da luogo di attività a luogo di partecipazione pubblica, di cittadinanza attiva, il passo è stato breve, insomma. Dicevo l'incontro con singoli cittadini, singole realtà, perché questa cosa fino adesso è stata possibile perché da una parte all'interno del comune di Novara ci sono delle sensibilità su questi temi, delle sensibilità e delle passioni che a partire dalle professionalità specifiche le mettono in condizione di partecipare a questo, a questa progettazione collettiva su questi due spazi. In particolar modo penso alla collega Paola Garofalo, che ha avuto anche l'idea iniziale di proporre alla regione un percorso sui beni comuni e quindi ha contattato poi Riusiamo l'Italia. E credetemi, quando Daniela parlava del network su cui funzionare, avere all'interno del Comune di Novara delle persone, in questo caso Paola, ma ce ne sono delle altre, ma che hanno molto chiaro come funziona la macchina pubblica e hanno una visione estremamente significativa della burocrazia nel senso positivo del termine, ma anche una sensibilità sull'idea di cambiamento culturale che porta a occuparsi dei beni comuni. Questa cosa qui serve moltissimo. Devo dire che i due spazi di cui sono referente per i servizi sociali, che sono Nova e Fada Brava, la Falegnameria Sociale, hanno due processi di attivazione completamente differenti, nel senso che il secondo, che è la Falegnameria Sociale, è diventata quasi naturalmente un'occasione nella quale, vista la partecipazione nella rigenerazione dell'ex caserma, è stato spontaneo per alcune delle persone che erano state coinvolte nella rigenerazione della caserma dire: ma perché nell'ex sede di quartiere di Santa Gabbia non facciamo anche questa cosa qui? Quindi diciamo, Daniela, noi siamo un po' in questo momento in mezzo al guado. Su alcune cose siamo magari anche abbastanza avanti, adesso la dico in maniera un po' esagerata, su altre cose naturalmente dobbiamo ridefinirla. E questo corso ha anche questa ambizione, cioè uno, creare un network con le persone e le realtà novaresi o le singole persone che sono interessate a produrre cambiamento su questo tema, e due, trovare collaborazioni attive, fattive anche su questo tema. In questo momento Nova è un ex bene demaniale che è stato riqualificato in parte, diciamo così, riqualificato sia con un contributo pubblico e con il contributo di fondazioni, in particolar modo all'inizio la fondazione di Agostini, ma poi Cariplo in particolar modo, però che si è dotata anche di quella cosa che mi sembrava non ti piacesse tanto, ma magari l'ho capita male io, cioè l'ho capita, ma noi l'abbiamo un po' trasformata. E in particolar modo parlo della cura, cioè dell'intervento sul bene. Condivido qualsiasi la cosa che hai detto, la condivido fortemente. Diciamo che per noi è stata l'occasione di immaginare la mancanza di un intervento sull'hardware, di un intervento a prioristico, quindi di ristrutturazione complessiva di un bene, come un'occasione per fare percorsi di inclusione. Quindi sia a Fada Brava che a Nova abbiamo fatto dei tirocini di inclusione sociale, abbiamo fatto dei team di lavoro. Il fatto di trattare l'argomento giovani o il target giovani, per dirla brutalmente, ci ha messo un po' nelle condizioni di fare delle contaminazioni, quindi i team che si sono avvicendati all'interno di questi spazi per dipingere, ristrutturare, riqualificare, costruire gli arredi e così via, sono stati composti da giovani novaresi che hanno lavorato insieme a ragazzi che erano in dispersione scolastica, che avevano in campo procedimenti penali minorili e così via. Lo dico perché il confine tra sostituire il ruolo pubblico nella cura e nella gestione e creare le occasioni perché la cura diventi partecipazione e senso di appartenenza a quello spazio è molto molto labile. Inoltre, il fatto di non aver avuto un progetto diciamo omnicomprensivo sullo spazio ci ha permesso un po' di riadattarlo
cammin facendo, perché è molto difficile, soprattutto nello spazio grande, immaginare che per esempio per gli adolescenti servano ABCD e FG, no? Quindi le attività che tu immagini le puoi coprogettare, ma poi devono avere la capacità di essere rivisitate, no? E molte volte i tempi pubblici della progettazione su un bene come può essere una caserma sono così standardizzati, così lenti, che diventa difficile condizionare la progettazione. Quindi di fatto noi abbiamo, tra pubblico e privato, abbiamo occupato questi spazi. Rigenerandoli progressivamente abbiamo puntato molto sulla progettazione e quindi abbiamo lavorato tanto con le fondazioni bancarie, non solo immaginando questo spazio come spazio di attività, ma anche come luogo che produce cambiamenti sulla città. Quindi molti dei progetti che sono partiti dalla caserma hanno avuto l'ambizione, per esempio, di fare delle attività di laboratorio nelle scuole piuttosto che in altri pezzi del territorio. La progettazione che abbiamo fatto è considerevole, nel senso che le cifre anche in termini di impatto economico sono delle cifre importanti. Questo periodo, che è un periodo molto difficile per tutti, per un centro come Nova in particolar modo, ha avuto, diciamo così, tre tipi di attività pensate in un'ottica di sviluppo. La prima è stata una settimana di coprogettazione che abbiamo fatto a fine settembre con scuola open source di Bari, che si chiama sono laboratori che si chiamavano XYZ, che ha cercato di immaginare questo spazio anche verticalmente in una maniera più innovativa, e quindi immaginandolo verso il futuro. Questo corso, il corso sui beni comuni, e il terzo sarà un percorso di mentorship immaginato per cercare di promuovere la partecipazione di giovani under 35 sui progetti di rigenerazione urbana. Tra parentesi, uno dei docenti sarà Capone, Daniela, quindi siamo, diciamo, connessi da questo punto di vista. Mi taccio, poi se qualcuno vuole essere, se è curioso delle cose che stiamo facendo, che abbiamo fatto, sono assolutamente disponibile. Anzi, chiedo a Mattia Rossi magari di mettere in chat un po' di link che hanno riguardato la caserma e la falegnameria. La differenza sostanziale tra i due posti è questa, secondo me, cioè Nova ha l'ambizione di mettere in rete molte realtà novaresi, immaginandole come una cabina di regia che pensa e riqualifica la città, a partire dallo spazio che abita. La falegnameria sociale è un intervento molto verticale, cioè è un'ex sede di quartiere dove l'educativa territoriale ha un laboratorio multidisciplinare ma molto legato al legno. Dei giovani novaresi hanno immaginato che questo spazio potesse essere l'occasione per fare comunità, e quindi con il pretesto del legno in quello spazio al sabato si tiene aperto per chiunque voglia partecipare, si organizzano concerti, si organizzano corsi di falegnameria di base, con l'idea che uno spazio che è durante la settimana molto pubblico, nel senso che ha la presenza di operatori pubblici e così via, possa mantenere diciamo, i suoi aspetti di bene comune nel momento in cui i cittadini lo abitano e lo utilizzano per la sua specificità, e quindi come luogo di elaborazione del legno, ma anche per le sue caratteristiche, diciamo così, multidisciplinare, quindi luogo di concerto, di aggregazione sociale e così via. Grazie a tutti. Grazie. Va bene, Davide. Magari, visto che appunto sono già le 11:30, siamo qua da un pochino, magari facciamo la pausa adesso, poi riprendiamo da questo punto qua, quindi da un eventuale, se Daniela vuoi aggiungere qualcosa su questo, vuoi dire qualcosa su questo? Ma dopo la pausa, non vorrei uccidere la pausa, tutti i partecipanti. Sono già le 11:30. Quindi direi che ci possiamo rivedere qui alle 11:40. Bene, grazie Mattia.
questi 10 minuti per un caffè. Grazie. La conversazione rimane aperta, se tra di voi avete qualcosa da dirvi, avete qualcosa da scrivere, siete liberi di farlo.
Eccoci, vedo che sono rientrati quasi tutti, anche quelli che erano usciti un attimo. E possiamo riprendere, secondo me. Bene. Bene, bene. Quanti siamo? 36 connessi, speriamo che tutti ci raggiungano con la tazza di caffè in mano e abbiamo approfittato, diciamo, della natura semi-istituzionale del contributo di Davide per far scattare la pausa, nel senso che ci avrà perdonato, immagino, Davide, no? Perché veramente erano le 11 passate, quindi così adesso la risposta o comunque il commento su quello che hai appena detto è più rilassato, diciamo, è meno affaticato, quindi sarà sicuramente più interessante. Daniela, sei pronta? Sì. Bene. Sì, questa pausa ci voleva. sì, va bene. Davide, direi che tutte queste iniziative di formazione che avete messo in campo, che stanno partendo, sono in corso a Novara, e sono anche un lusso, mi viene da dire, che... i partecipanti penso che sapranno cogliere. Purtroppo, se il regolamento per l'amministrazione condivisa a volte viene sottoutilizzato, oppure lui o usato male, è perché non ci si è potuti permettere tutta questa formazione. Quindi vi dico che, come dire, quelle aspettative anche crescono, perché quando si è avuto modo di essere così consapevoli, no? Tu, Davide, dicevi ci sono diversi livelli di consapevolezza nell'amministrazione, ce ne sono di molto diversi anche dentro alle persone che vogliono contribuire. Quindi le iniziative che elencavi io le leggo proprio come un'opportunità che vedo in pochissimi territori, se devo essere sincera. Quindi ci aspettiamo grandi cose da Novara. E, detto ciò, ecco, non forse questa cosa che raccontavi del patto nella zona di Sant'Andrea, che voi chiamate patto, ma che per tutta Italia non è un patto, no? Se noi non dovessimo parlare sull'Absus, ne dovremmo parlare come di quelle iniziative che magari sono di amministrazione condivisa. Attenzione, perché io penso che le case del quartiere di Torino, per fare un esempio eccellente, sono amministrazione condivisa dei beni comuni. Ma c'è una differenza nell'atto amministrativo. Forse né io né te siamo giuristi, c'è qualcuno dei partecipanti che appunto lo è, ma i miei amici giuristi mi dicono che c'è una bella differenza tra un atto non autoritativo, mi hanno insegnato questo, e quindi appunto se qualcuno di voi ha voglia di andarsi a leggere come è scritto il regolamento è scritto che il presupposto fondamentale è proprio questa attitudine non autoritativa, di cui probabilmente vi parlerà anche Nicola Capone, cioè è molto diverso, è un atto unico nel diritto amministrativo. Ma questa non è una cosa che devono capire solo appunto gli esperti di diritto amministrativo o di diritto in generale, è una cosa che dobbiamo capire un po' tutti quanti, cioè quando effettivamente, mi viene da dire, la giurisprudenza ci pone alla pari amministratori pubblici con ruoli politici, con ruoli tecnici, se ho capito bene tu Davide hai un ruolo tecnico, no? Cioè, e tra l'altro i tre quarti dei patti in Italia si stipulano con i tecnici, non con i politici, quindi questa è una roba che dà grandissimo protagonismo anche, secondo me, ai dipendenti pubblici con ruoli tecnici, funzionari, dirigenti, dipendenti pubblici. E poi, ecco, quindi alla pari, cioè essere alla pari, guardate che è una roba mica da poco.
E tra l'altro una cosa, sì sì, che è una questione di diritto amministrativo e tutto, ma è anche una questione, se posso fare un po' la sociologa, cioè una questione forse prima di tutto di comportamenti, cioè è molto diverso andare da un amministratore appunto di Galliate, no? E trovarlo con un'attitudine alla Donato Di Memmo, alla pari, cioè veramente, no? Qualcuno che si mette al tuo livello e coprogetta e coprogramma e ti dà il suo numero di telefono e ti dice che puoi telefonargli a qualsiasi ora ed è super disponibile e anche ti dà, secondo me, delle informazioni che un po' solo lui può avere, perché vedendo proprio, no, l'attitudine di questi funzionari che incarnano il non essere autoritativi, ma l'essere autorevoli, mi viene da dire, è interessantissimo dal punto di vista proprio del comportamento, no? Quando tre donne che vogliono riciclare vestiti vanno da Donato Di Memmo, Donato Di Memmo non è che solo le tratta alla pari, come dire, si mette lì a scrivere il patto con loro, dicendo cosa fanno loro, cosa fa l'amministrazione e tutto. Ma per esempio, visto che qua ci sono tanti progettisti, esperti di urbanistica e architettura, lui dice, ma voi sapete che c'è uno spazio dell'Agenzia Territoriale per la Casa a Bologna che avrebbe un piano terra che farebbe proprio al caso vostro, perché voi adesso state stoccando i vostri vestiti nei vostri garage e invece lì c'è una risorsa pubblica, no? Questa cosa qui vuol dire collaborare alla pari, vuol dire che dentro dentro all'amministrazione pubblica, tu magari, Davide, sai che ci sono delle risorse e quindi non è che solo ti comporterai con un'attitudine, come dire, collaborativa, ma anche metterei a disposizione informazioni che avete tu, che hanno tuoi colleghi in altri settori. Questo è il vero punto caldo, caldissimo dell'amministrazione condivisa, cioè di fare un bel team, no? Che vede le risorse a 360 gradi e non poi che i patti a Novara si fanno solo perché Davide ci crede, perché quella roba lì anche la vediamo, no? Ci sono delle città che hanno tutti i patti sul verde, ma perché l'unico che si mette in quell'attitudine lì è magari un giovane funzionario del verde, no? E quindi lui fa i patti, gli altri no. Quindi secondo me, ecco, ritorna all'unicità dell'atto amministrativo fatto per davvero. Poi ci sono i comuni che lo chiamano di valorizzazione, comuni di sussidiarietà, comuni di collaborazione, di condivisione, ci sono diverse edizioni, ma il tema è se appunto hanno questo regolamento che pone il tema di un'attitudine non autoritativa del soggetto pubblico. Questo fa sì, tra l'altro, anche che come dire, si entri in un circuito che secondo me è molto interessante per chiunque, che mi viene da definire un po' di generosità, nel senso che se voi stipulate dei veri patti di collaborazione che possono servire d'esempio ad altre persone attive in Italia, sia amministratori che cittadini, beh, lo trovo un atto di generosità. Cioè al momento attuale sì, possiamo anche fare un articolo sull'Absus, no, del patto nella zona di Sant'Andrea, ma non potremmo mai allegare l'atto amministrativo per cui un cittadino di Bagheria può andare e dire, insomma, io vorrei fare un patto così, ok? Quindi è un atto, secondo me, di generosità, cioè si fa fatica comunque. No, la riportava Michele prima, si fa fatica comunque a fare questi patti e una volta che si è fatta questa fatica forse è molto bello non farla solo per sé, per il proprio gruppo, per la compagine di contraenti X, Y o Z, ma metterla un po' a disposizione di questa Italia che comunque fa molta fatica. Cioè io non so quanti di voi prima di queste ore, questa mattina, sapessero che cos'era il principio di sussidiarietà, sapessero di queste migliaia di patti in 220 comuni. Cioè, noi facciamo del nostro meglio, ma è chiaro che non, come dire, a parte il nostro organo di stampa, che è l'Absus, e anche Roberto, no, lo sa benissimo, cioè si fa una fatica pazzesca a guadagnarsi una pagina sul Corriere della Sera ogni tot mesi. Quindi è tutto un'Italia che fa molta fatica a
a raccontarsi, a raccontare le proprie fatiche. E tra l'altro invece una cosa che a me stupisce sempre molto è che all'estero, no? All'estero proprio davvero, io conosco persone che ci stanno osservando, ci stanno seguendo, ma ci stanno, vuol dire che non è che seguono, non è che mi seguono nei convegni scientifici, mi seguono proprio, cioè vanno a vedersi cosa fanno le diverse città in forma di patto di collaborazione. Quindi una cosa anche di cui bisognerebbe parlare è che entrare in questo circuito ti mette su un palcoscenico nazionale, cioè io sono certa che se quel castello di Galliate diventasse un castello che fa una delle prime esperienze di amministrazione condivisa dei beni comuni, ma non ne parlerebbe solo la cronaca no, locale, cioè sarebbe una roba importantissima a livello nazionale e internazionale. Lo so perché sta andando così in questi anni. In Puglia Pasquale Bonassora insieme agli amici di ActionAid hanno lavorato per mesi su un patto di contrasto alla mentalità del caporalato e hanno fatto appunto questo lavoro per cui, per farvela breve, hanno esteso il servizio della scuola materna a cui le donne braccianti potevano portare i bambini solo appunto alle 8, invece estensione nel senso che aprono prima le scuole materne e questi bambini piccoli non devono stare a casa da soli. Allora, questo patto qui è poi stato generativo non solo, no? Di tante altre realtà che hanno quel problema lì, che è un problema accidenti, proprio di vita quotidiana, ma questo bel patto, appunto, no? Per la generosità un po' di cui parlavo prima, se lo sono studiati in Europa, no? È partito un progetto europeo, cioè il fatto che sia un patto per davvero in un framework, come dire, legislativo, culturale, sociale, nuovo, le persone lo riconoscono. E quindi in questo senso qui io mi auguro davvero che Novara possa far parte della rete, perché anche l'esperienza che citavi della falegnameria sociale mi ricorda tanto la rete dei Fab Lab, francesi, che si è rivolta a un gruppo di cui io faccio parte, che si chiama la Coop de Commons, la cooperativa dei beni comuni, e ci hanno chiesto di poter riorganizzarsi con una nostra consulenza, perché non vogliono fare i Fab Lab che mettono a disposizione nelle diverse città francesi dei nuovi spazi a servizio, che vengano intesi come pubblici o privati, ma vogliono diventare un attore del cambiamento per i beni comuni. E quindi questa roba qui è di nuovo da capire bene, no? Cioè questo stimolo qua, cioè di lavorare per davvero sui beni comuni. Quando dico per davvero, dico che deve essere garantita, come dire, la filosofia del Comitato Rodotà, cioè beni a uso non esclusivo. Quindi questa falegnameria sociale è interessata a conoscere la rete dei Fab Lab francesi per lavorare sui beni comuni? Per esempio, no? Questa è una domanda che presuppone tutta la formazione che voi state facendo. Quindi, appunto, tu parlavi del confine labile, no? Il confine labile tra che cosa è, appunto, cosa fai a volte in forma di attività e che cosa ti stai sostituendo a delle parti di servizio, è un temone, però proprio la pattuizione con la sua chiarezza, cioè chi fa cosa, quando, come, perché, e non andare a fare cose che non dovresti fare, io trovo che sia stato un dispositivo che molti hanno riconosciuto come il più chiaro che esiste adesso sulla scena. Quindi in questa ottica appunto non autoritativa. Infine, richiamavi la pandemia. Mi ha fatto molto riflettere che al Festival della Partecipazione di Bologna, Giovanni Allegretti, che è uno dei guru dei bilanci partecipativi in tutto il mondo,
ci ha detto che praticamente tutti i bilanci partecipativi salteranno un anno. Non so se tutti sanno cos'è un bilancio partecipativo, ma è una quota di bilancio comunale che viene messa appunto a disposizione di gruppi di cittadini che, discutendo, decidono come spendere quel portafoglio. Quindi ci sono strumenti partecipativi che la pandemia ha bloccato, e non vi dico che i PATIS invece, no, hanno tutti continuato la loro strada galoppando, anzi ci sono un sacco di PATI che si sono stoppati, ma la bella notizia è che ci sono molti PATI che invece sono stati stipulati proprio per rispondere alla pandemia. Quindi una delle immagini secondo me più belle di questi PATI nel comune di Cesena, in cui gruppi di genitori hanno pattuito con l'amministrazione pubblica che per stare alla giusta vicinanza i bambini stessero dentro delle scatole di cartone disegnate a forma di macchinina, questo correva il mese di agosto, e si guardassero un cartone animato tutti insieme in un giardino, no? Della città. E quindi nei giorni, come dire, più recenti sento anche di molti patti di collaborazione più, come dire, più in tema di sanitario, quindi cercare di pattuire delle forme anche di integrazione al servizio duro e puro della sanità pubblica nei momenti appunto più di crisi emergenziale che stiamo vivendo. Ci sono patti appunto sulle scuole, come vi dicevo prima, ci sono patti sui trasporti, quindi un po' sulle grandi famiglie che la pandemia sta interrogando nella direzione di cerchiamo di capire, no, come possiamo davvero tutti contribuire in modo anche creativo, visto che molti di voi hanno competenze in questo tipo di approccio, cioè sia che facciate gli educatori, che facciate gli architetti, però insomma siamo una comunità che tenta anche di reagire in modo attivo, come si diceva all'inizio di questa lezione, no? Non siamo solo cittadini passivi che devono obbedire a delle regole, possiamo obbedire alle stesse regole, ma mettendo in campo la nostra creatività, come stanno facendo molti cittadini anche attraverso dei patti di collaborazione, che di nuovo uno poi si va a vedere, cerca di capire quale sia, no, l'equilibrio tra la responsabilità pubblica e la corresponsabilità di soggetti che hanno altri ruoli. E io questo lo trovo molto interessante, cioè molto interessante ma anche molto, molto utile anche in situazioni di emergenza come questa. Ok, visto che, ridendo e scherzando, è mezzogiorno, quindi abbiamo ancora un'oretta da organizzarci, volevo chiedere anche a Daniele e a Roberto come volete muovervi in quest'ultima oretta. So che Roberto ha un intervento da fare di una decina di minuti. Io ho un'altra richiesta di intervento in coda, però chiedo a voi come pensavate di gestire la chiusura, se volevate continuare l'immersione o se avevate in programma di altro, insomma, per quest'ultima ora. E nel caso darei la parola a Roberto. Ma io farei subito un intervento anche di 5 minuti che mi permette di condividere un documento, che è un documento che per me è proprio emblematico anche delle nostre storie personali, di tante cose che sono emerse. È un documento che naturalmente era in pole position come contributo al corso, però vi do quest'anteprima perché mi permette di riconnettere alcune questioni che sono emerse, sia oggettive che soggettive, e poi lascio a Daniela la libera scelta di come arrivare alla conclusione. Mi sembra che comunque questo modello di domanda e risposta sia ottimo, quindi comunque massima libertà per Daniela. Quindi io vado a condividere lo schermo. E dunque, vediamo, ok, lo
Lo vedete? Vediamo. Perfetto. Lo vedete? Ecco, no, ci tenevo che per noi era un punto di snodo importante dentro il progetto più interessante. Intorno a questo documento ci sembrava che potessero nascere. Qui avevamo interpretato tutto emergendo e di prassi che stavano emergendo già in Bologna, tutta una serie appunto di input che ci permettessero di interpretare il nostro ruolo di cittadinanza attiva anche nell'hardware, un po' come ha detto abbiamo perso un attimo. Roberto, se io ti vedo ancora connesso, ma... Sì, è la legge di Murphy. Cioè, è sempre così. Sì, pronto, pronto? Sì, ti sento, non vedo più il tuo schermo. Pronto, pronto? Okay. È la legge di Murphy. È da un po' che la connessione era ottima e adesso che tocca a me è sparita. Bene, dicevo, questo documento, vedete il documento? Sì, adesso la presentazione la vediamo. Lo vedete? Pronto, sì. Pronto? Non mi sentite? Sì, noi ti sentiamo e vediamo. Ah, perfetto. No, dicevo un po' a scatti, che ma ci sei. Un documento che azione di fare ah, bene. No, l'avevamo interpretato nella maniera che diceva Davide Ricordi, quindi anche nel modo di andare oltre il software, di toccare l'hardware, e avevamo messo a punto anche delle ipotesi, e vedete che negli allegati c'era il regolamento di Bologna, e io proprio in quegli anni ho conosciuto Gregorio Arena e Daniela Ciaffi, per cui poi lo metteremo a disposizione, lo commenteremo questo documento. C'era anche per esempio riferimento alla sharing economy che il Comune di Milano stava interpretando, ed è stato per noi un documento molto importante, e infatti c'era il regolamento di Bologna nell'allegato. Poi nella realtà non è servito a molto sul piano delle relazioni e delle implementazioni, però diciamo che ci tenevo a farvelo vedere un po' come procedura pionieristica, nel senso che chi fa questo mestiere spesso si trova a dover anticipare i tempi. Con tutto il bene e tutto il male che questo comporta, cioè il bene di cavalcare l'innovazione, il male di vedersi spesso nelle condizioni di non trovare interlocutori. Ecco. Bene, poi vi ricordo che comunque il materiale che avete intravisto, poi con calma lo raggrupperemo tutto, ve lo condivideremo, sarà a disposizione con calma da vedere. Daniela, adesso dimmi tu se continuiamo con questa domanda risposta. Io sinceramente continuerei volentieri. Forse c'è appunto Angelo che vorrebbe. Sì. In ordine, non lo so. Io sto guardando la chat e non le manine, però dalla chat vedo che. Dai la parola ad Angelo che aveva chiesto di parlare in pausa, e poi se vuoi rispondere anche alle domande. Poi rispondo certamente alla domanda di Matteo sui fondi pubblici o privati. Poi ecco, quanto più io sono un po' una vecchia partecipativa, quindi in realtà in questo tempo che ci rimane ci terrei tantissimo anche a sentire la voce di chi è stato zitto, anche solo
così, cioè che si presenti, che dica cosa fa nella vita, e due idee che gli sono saltate in testa, oppure se non ha avuto nessuna idea va benissimo lo stesso, però giusto per, come se fossimo in un ambiente faccia a faccia, almeno così, vedere chi ha partecipato e cosa ne pensa, anche molto molto brevemente. Nel frattempo, Angelo, parola a te. Vai pure. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, mi sono dovuto spostare perché anche noi siamo in didattica da casa con due ragazzi che c'ho di là, perché siamo anche noi immersi dal Covid e quindi abbiamo problematiche che vanno un po' oltre alle normalità familiari. Dunque, vi ringrazio intanto di questa bella opportunità e innovativa anche da un certo punto di vista, perché di queste cose non se ne parla mai abbastanza. Mi sembra che Daniela sia venuta a trovarci a Genova qualche mese fa nella catena Ricibo, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che esteticamente sì, sì, sia lei, perché io non sono ricordo... sono io okay. Sono venuta okay tante volte a Genova, ma infatti, anche lì sì sì, anche a Ricibo con Marco Malfatto eccetera eccetera. Vabbè, diciamo che Genova, no? Il territorio di Genova, mi collego un po' a quello che fate voi a Novara e altri aspetti territoriali lì del vostro territorio. Diciamo che Genova è un territorio molto particolare perché è un territorio che intanto non ha la faccia sorridente dalla conformazione della Liguria, ma alla faccia triste, dicono i comici genovesi, partendo da lì, no? E a volte diciamo che è triste anche di fatto, perché mi sembra di aver colto che nel 2014 a Bologna c'è stato qualcuno che si è accorto dell'articolo 118, ultimo comma. Non mi risulta che sia stato inserito dentro la Costituzione un giorno prima, una settimana prima. Mi sembra che sia da qualche tempo che c'era quell'articolo 18, e quindi io credo che la rilevanza del 2014, per quello che non è mai successo prima o non si è mai sottolineato per questo articolo, sia alquanto vergognosa da parte di qualcuno, senza fare nomi, ma naturalmente ci rivolgiamo alla politica in una qualche maniera di qualsiasi colore e tipo. Allora, quali sono le nostre problematiche sotto questo punto di vista? Quali sono le nostre cose buone anche? Perché non è che dobbiamo parlare solamente di cose che non vanno. Intanto, il più delle volte noi che facciamo volontariato sul territorio, e credo che debba essere importante dirlo che la Repubblica Italiana non è solo costituita sull'ambito lavorativo, ma anche sul volontariato, perché ogni volta che c'è un problema, che c'è un'emergenza, che c'è un terremoto, se non ci fossero i volontari in Italia si bloccherebbe tutto. Quindi diciamo che questa cosa qua viene spesso sottovalutata e mai, semmai, dato il merito che gli spetta. E fatta questa doverosa premessa, noi ci troviamo avere a che fare con un'amministrazione che il più delle volte non ha la preparazione sufficiente in questo senso. Cioè, qualcuno ha parlato prima di tecnici capaci che ascoltano, che condividono, che grazie a Dio ogni tanto danno anche il numero di telefono, come ho sentito. Quindi questa è una cosa positiva dell'amministrazione condivisa, che dovrebbe essere una normalità in un ambito di bene comune quando si parla di territorio. Invece purtroppo noi abbiamo a che fare con tecnici, che non tutti naturalmente, ma il più delle volte con tecnici che non sanno come approcciarsi ad un particolare progetto o creazione di un qualcosa che riguarda la riqualificazione di un territorio, per esempio. E non parliamo di un locale, ma di una riqualificazione di un territorio intero. A volte sono anche 10.000 metri quadrati, perché magari c'è in abbandono una villa o un parco. Oppure, come nel nostro caso, c'è un importante evento a livello nazionale qua a Genova,
che è l'abbattimento della diga del quartiere Diamante di Begato, che è l'esempio di ciò che è stato fatto in modo brutto 40 anni fa, parliamo, cioè un qualcosa che riguarda, che è uguale a Scampia per capirci, le vele. Beh, grazie a un coraggioso intervento del governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, ha detto noi questa cosa la dobbiamo buttare giù. Bene, noi siamo intervenuti in questo senso come cittadinanza attiva e che si occupa anche di territorio, quindi parliamo non solo di associazioni ma anche di comitati di quartiere che fanno un enorme lavoro sul territorio, perché il comitato di quartiere è quello che si fa carico delle problematiche della gente che risiede in certi luoghi, e come un filtro, come una spugna che quando viene costituito, diciamo, anche in organizzazione che raccoglie più comitati, si rapporta con l'amministrazione pubblica, in questo caso Comune di Genova, Arte, Regione Liguria, per risolvere anche direttamente i problemi che si sviluppano sul territorio. Bene, noi abbiamo creato un progetto in questo senso, che è già stato condiviso dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e da diversi soggetti politici che fanno capo al sociale soprattutto. Questo progetto è un progetto di riqualificazione post-abbattimento di questo brutto esempio di edilizia residenziale pubblica che verrà abbattuto entro un anno, e parliamo di riqualificazione di un progetto ex novo che abbiamo chiamato Sorrisi e Abbracci Gratis. Questo progetto è la creazione di un giardino pubblico dove all'interno di questo giardino ci saranno di circa 10.000 metri quadrati, recintato, custodito. Questo è il grande problema del territorio a volte, perché si pensa di riqualificare un territorio e poi non di custodirlo e di presidiarlo. Questo territorio inevitabilmente andrà in mano a gente, soggetti, che non gliene può fregare di meno di quello che era qualificato, e magari ti va il giorno dopo che l'hai inaugurato a riempire di spruzzi di vernice dappertutto, o se non, ancor peggio, rompere le panchine o le piante che tu hai appena seminato o piantato. Bene. Il più delle volte non è facile parlare con l'amministrazione e fargli capire che certe cose sono da non solo custodire e presidiare, ma dargli il giusto valore. Perché se qualcuno ha creato uno spazio che considera bene comune e poi non lo presidia, è come dire, è lì, fate quello che volete. Quindi questa cosa qua per noi è fondamentale. Un'altra cosa che non, forse mi è sfuggita, ma non ho sentito, è la cooperazione di rete. Cioè, se io, per esempio, aderisco a un bando pubblico e lo faccio in maniera singola, da soggetto, come siamo noi APS, ASD Cerchio Blu, ci sono buone probabilità che il punteggio che noi andiamo a prendere, anche se abbiamo un progetto importante, non sia mai come quello di un'azione fatta in rete di 4, 5, 6 soggetti. E quindi si aggiudica quel bando, si aggiudica quel bene, qualunque esso sia, e svolge azioni soprattutto diversificate sul territorio. Cioè quelle 4, 5, 6 soggetti associativi naturalmente sono in rete perché fanno cose diverse. Quindi ecco che la copartecipazione di più soggetti attivi rende uno spazio usufruibile a più soggetti pubblici che ne possono usare i servizi. Questo è quello che noi abbiamo capito da decenni, quello che facciamo e quello che continueremo a fare. Un'altra cosa è dotare le associazioni di persone capaci a risolvere problemi, soprattutto. Cioè, una volta i
le associazioni, i comitati, erano fatti di persone che volevano solo stare insieme, giocare a carte, creare delle condizioni di partecipazione semplice. Adesso i soggetti che si ricostituiscono in associazione o anche comitato di quartiere hanno nelle loro file geometri, architetti, laureati, persone che hanno capacità di idee e progetto. E quindi ecco perché dico che a volte si mette in difficoltà l'amministrazione, ahimè, perché lo stesso amministratore non sa di cosa noi parliamo. E quindi ci troviamo di fronte all'incapacità di gestire un problema che riguarda tutti, che riguarda tutti. Ora, noi siamo qui anche per cercare di capire, siccome tutte le categorie in un paese democratico hanno un referente, hanno qualcuno che può dare una mano, un sostegno, un supporto anche a livello non solo locale, ma anche governativo, mi chiedevo, magari è una chimera, è possibile creare uno strumento di caratura nazionale che possa essere di affiancamento e sostegno anche politico nelle varie amministrazioni locali che dia una mano, come dire, tangibile alle associazioni che il più delle volte a volte sono sole e hanno a che fare con un'amministrazione che non le capisce. Quindi un filtro, un qualcosa, cioè i metalmeccanici hanno il sindacato, no? La stessa cosa, cioè i dipendenti del Ministero della Difesa hanno 6-7 sindacati da scegliere. Non si capisce perché una base volontaria che è fatta di persone che hanno voglia di fare delle cose, che hanno delle idee, dei progetti, possano essere supportati da uno strumento, anche che magari non lo chiamiamo sindacale, però un qualcosa che possa essere di sostegno vero quando c'è un problema da risolvere. Quindi che non ci sia solamente il faccia a faccia cittadinativo e amministrazione, ma che, bene, allora mi avvalgo della facoltà di essere assistito e affiancato da qualcuno. Quindi chiedevo a voi che avete più esperienza nel merito delle cose, di poter, cioè se si può avere una risposta. Dico ancora una cosa e chiudo. A volte noi abbiamo a che fare, soprattutto in un territorio che è stato governato da decenni dalla stessa colore politico amministrativo, colore politico e amministrativo, di situazioni che si sono incancrenite nel tempo e si sono ramificate con amici degli amici, aperta e chiusa parentesi. Questo è un altro problema perché ci sono spazi bellissimi, ma veramente belli, che sono dati negli anni, che sono stati dati negli anni in assegnazione ad amici degli amici, che per una serie di ragioni, per incapacità, per poca, non lo so, hanno avuto questo bene comune straordinario solo per fare le cose loro. Quindi per loro è un qualcosa che era io mio. Quindi no, non esisteva il nostro vostro. Cioè se tu ti affacci a questo tipo di logistiche, è come se tu ti affacciassi in una casa privata, mentre il bene è pubblico. Queste sono cose che noi abbiamo sentito in questi ultimi 10, 15, 20 anni in maniera fortissima in un'amministrazione che per 40 anni ha ramificato le proprie amicizie. Quindi quando anche questo è un qualcosa che, per quanto riguarda i municipi soprattutto, di grandi comuni come può essere Genova, che è la sesta città d'Italia, hanno fatto venia e hanno detto sì, effettivamente quella cosa che è stata qui costruita e fatta con soldi pubblici, parliamo di milioni, è andata in disuso, cioè cose incredibili, quindi da denuncia quasi. Quindi anche qui ci vorrebbe un sostegno, uno strumento, un supporto
anche legale, affinché chi porta pubblicamente la denuncia possa essere assistito. Vi ringrazio dell'opportunità. Grazie a te, Angelo. Hai portato delle riflessioni. Scusate la franchezza. No. Di altissimo livello e di altissima ambizione, perché penso che insomma, noi tutti, no, a più riprese abbiamo proprio, come dire, siamo molto affaticati a essere proprio sinceri, no? Questo va detto anche ai partecipanti a questo corso, perché io sono molto d'accordo con Angelo quando dice, insomma, dai, perché una base volontaria di questo tipo, poi davvero anche dal nostro parziale, molto parziale osservatorio, però siamo convinti che non stiamo parlando di pochi abitanti attivi in Italia, stiamo parlando del fatto che circa, appunto, ripeto, dal nostro parzialissimo osservatorio ci sono almeno 3.000 patti che sono in corso, e ognuno di questi patti, ecco, può avere un bel po' di soggetti che ne fanno parte, che sono contraenti, quindi stiamo parlando di un bel pezzo, ecco, di Italia, quindi la metafora con i metalmeccanici secondo me è molto potente, Angelo, devo dirti la verità. D'altra parte ci siamo anche, cioè molto spesso appunto ci viene fatta questa domanda, no? Ma allora perché di nuovo il nostro parzialissimo apporto propositivo di uno strumento, no? Che poi le persone possano usare, ma che siamo consapevoli non è l'unico strumento. E allora non potete, cioè perché appunto deve essere una conquista comune per comune, e noi appunto, l'ho detto in apertura, siamo molto felici che già alcune piattaforme regionali, no? Come il Lazio e la Toscana ci, come dire, a loro modo seguono l'articolo 118 e favoriscano questa autonoma iniziativa di tutti i comuni appunto laziali, uno per uno, Latina che fa da apripista, poi no, stessa cosa in Toscana, tutti i capoluoghi di provincia che poi si tirano dietro anche i comuni più piccoli, tentano di fare dei patti perché i beni comuni ogni tanto sono intercomunali, cioè se parlo di un fiume come bene comune, capite bene che non ha senso che solo un comune adotti il regolamento. Quindi per parte nostra, di nuovo, una bellissima, un bellissimo risultato è quando le regioni vanno in questa direzione, perché insomma è un po' il loro mestiere pure, no? Di fare da ombrello. E poi però quando la domanda, come se capisco bene, no? La tua, tu dici, ma no, però è uno strumento nazionale, ragazzi, no? Cioè, perché ci dobbiamo arrivare regione per regione, quando non comune per comune, no? Come sinceramente è andato in questi 6 anni. E questo sì, ci preoccupa solo un po', ne abbiamo parlato all'inizio di tutto, no? Lo richiamava anche molto bene Davide, il livello di consapevolezza. Cioè abbiamo già visto come anche solo a livello locale, quando un comune adotta il regolamento ma non è per niente consapevole, non hai fatto un gran lavoro, no? Cioè non, davvero è una roba su cui ci vuole tanta formazione, come quella che stiamo facendo, perché non tutti sanno che cosa sono i beni comuni, non tutti sanno che abbiamo dei diritti in Costituzione, non tutti sanno che appunto in altri comuni c'è questo diritto A che viene espresso da un atto amministrativo, appunto come il patto, e quindi come dire, ci spaventerebbe anche un po' questo, come dire, avere una, ecco, che fosse quasi così, allora è un diritto di tutti senza capire esattamente a che cosa è diritto, no? Cioè questo è un lato che secondo me è problematico e non va sottovalutato. D'altra parte, se devo essere anche un po', per guardare anche un po' cosa sta succedendo in altri paesi a livello nazionale,
Mi colpisce per esempio il neomunicipalismo francese, cioè questa storia per cui, non so se avete seguito un po' le ultime amministrative in Francia, ma c'è una rete di città che hanno fatto campagna elettorale e l'hanno vinta sui temi della sostenibilità ambientale. E allora su questo, quando io sono stata svariate volte, diciamo così, con loro a lavorare sui beni comuni, loro hanno una specie di rifiuto invece del livello del ministero. In quel caso, per esempio, ricordo a Parigi una volta era presente il Ministero della Cultura e, come dire, loro quasi non lo volevano. Cioè, nell'intervento tuo, Angelo, dici, ma dai, insomma, oh, vabbè, un ministero, qualcosa di nazionale che ci dica che, no, che l'Italia deve andare in quella direzione perché, come dicevi giustamente, c'è questa base volontaria che a un certo punto non puoi più far finta di non vederla, che è numerosissima. E queste amministrazioni locali francesi che a loro volta dicevano ma basta, cioè questo Stato francese ha avuto tutte le chance che ha voluto, no? Siamo noi che come rete neomunicipalista francese stiamo avendo cura di tutte queste energie dal basso e quindi, ecco, secondo me la cosa su cui ragionare, Angelo, è questo doppio livello del protagonismo, no? Locale e dell'ombrello nazionale in forma di ministero, in forma di sindacato, in tutte le forme che avremmo l'intelligenza di mettere a fuoco. Però, ecco, solo così, per risponderti forse con altre domande, mi dispiace, non è che una risposta, una primissima attività che abbiamo messo in campo è stato con il Comune di Bologna, la Fondazione Innovazione Urbana, Immaginazione, quando abbiamo appunto a fine 2019 convocato questa rete con tutte le città che appunto in Italia, no, volevano venire a Bologna per ritrovarsi, per fortuna siamo riusciti a fare una cosa faccia a faccia e questo è stato un bel momento, forse un po' nella direzione che Angelo tu dicevi, no, in cui c'erano tra l'altro amministratori o attivisti di posti molto piccoli, e invece così responsabili delle più grandi metropoli italiane, e andava un po' in questa direzione, forse un po' inconsapevolmente nello spirito che ritrovo in quegli attivisti sui beni comuni francesi, no? Cioè di rafforzare queste amministrazioni locali in quella direzione. Però questo è un tema, amministrazioni locali e appunto, dicevo, i gruppi di cittadini attivi, perché poi non erano gli amministratori, no? Forse c'erano poi Matteo sui fondi pubblici o privati. Sì, Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa prima di... Aspetta Mattia, okay. Faccio un appello. Vai. A me non dispiacerebbe, visto che abbiamo ancora mezz'ora, fare proprio un giro di presentazioni telegrafiche di tutti. Per cui va benissimo se c'è ancora qualche intervento, però a questo punto brevità, perché un minimo di caleidoscopio su come ci siamo aggregati è utile per tutti ed è utilissimo per Daniela che con oggi conclude la sua docenza, ma che comunque avremo con noi nel workshop finale del primo modulo. D'accordo. Quindi se Matteo vuoi aggiungere qualcosa, se no ridò la parola a Daniela. Sì. Vai. Ciao a tutti. Ma la domanda era provocatoria, nel senso che le ultime parole dette sono un po' in tema con quello che è il mio pensiero. Il bene comune, nel senso, il comune, volevo rifarmi alla definizione di comune, cioè, ma comune è comune quando è condiviso da persone, e le persone siamo noi. Ora, comune però qua si sta parlando anche della cosa pubblica, cioè del comune, del municipio, come altro interlocutore oltre al privato. Quindi noi privati, il comune è un'entità
che esiste, è pubblica, insieme si fanno delle cose. Questo è il tema su cui si sta parlando. Però qua siamo in più di 30, dai 30 a 40 partecipanti, non so se c'è un rappresentante o il comune, siamo tutti soggetti che ragionano in termini di comunità, dove c'è quest'altro soggetto un po' assente e sul quale ho sinceramente poca fiducia, perché mi stavo facendo la domanda, ma in queste cose che in tutte queste attività che si vanno a creare, qual è la parte concreta del comune? Cioè, dà dei soldi, dà dei locali, ma gli edifici di cui stiamo parlando, quelli che come raccontavamo, noi passiamo per le strade, vediamo quell'edificio che sta andando a pezzi e diciamo sarebbe bello, ma quello è privato, non è pubblico. Noi siamo privati che ci stiamo pensando. Qual è il ruolo del pubblico? Io mi continuo a chiedermi, che è un elefante pesante, lento, dove si diceva prima, se c'è bisogno di muoversi in fretta, quando ci sono dei problemi, se non ci siamo noi, cioè alla fine i volontari che fanno, da lì ha voglia. E qui chiudo, cioè quest'altro interlocutore non lo vedo bene, ma mi riallaccio proprio a un esempio concreto. Io quest'estate ho tentato di partecipare al seminario di Roberto Tognetti con la sua fondazione, ho seguito un pezzo e poi non sono riuscito a finirlo purtroppo. Era quindi la mia osservazione era più indirizzata a quel tema, a quelle tematiche là. Cioè qui c'è per esempio la filatura di Grignasco, io sono di Grignasco, che è fallita sostanzialmente, è un parco immobiliare enorme, sono più di 40.000 metri coperti più tutti i terreni scoperti. Adesso se uno arriva con 200-300.000 euro e li mette lì sul piatto porta a casa tutto, no? Tant'è che il comune di Grignasco sta pensando di prenderlo a lei, questo enorme parco immobiliare. E io mi chiedo, ma sì, fa uno sforzo tremendo a comprarlo e dopo? Cioè, dopo è la fine di tutto, no? La mia idea invece era che non si passasse da lì. Io avevo un'altra idea che volevo condividere e capire se poteva avere un senso, perché l'ho avuta io, ma magari voi ci siete già passati, l'avete già anche scartata per una serie di motivi, quindi faccio parole per niente. Però io dico, questo parco immobiliare se può essere riutilizzato? Sì. Può avere un senso? Sì. Ma chi lo fa? Chi ha i soldi per farlo? Un soggetto che arriva e si occupa di tutto non esiste, se no sarebbe già arrivato. Quindi mi immagino che un pezzettino per volta qualcosa si possa fare. Allora mi sono detto, piuttosto che il comune, potrebbe essere una fondazione che prende tutto il parco e ogni singolo pezzo lo vende, non lo vende, lo regala. E quindi chi è che lo mette a posto? Lo mette a posto ogni singolo individuo che va, si prende il suo pezzettino, se lo mette a posto e tutti insieme si crea un qualcosa di nuovo. Naturalmente la fondazione diventa come una sorta di amministratore condominiale che si occupa delle parti comuni, che prende un poco da ciascuno come in un condominio, e questa fondazione usa poi questo capitale che all'inizio servirà per mettere a posto le parti comuni, ma successivamente poi diventerà come un'azienda che avrà un reddito e che potrà utilizzare per una serie di finalità comuni a quel punto, ma il comune l'abbiamo lasciato stare. Cioè il fatto che sia comune, che abbia un'utilità per tutti, non è necessario che debba per forza essere coinvolto il pubblico. Ecco.
E quindi questa era, volevo condividerla perché era un'idea che mi era venuta, mi era sembrata buona, ma che poi naturalmente rimane lì. È chiaro, Matteo, grazie. A voi. Sì, rispondo in modo molto telegrafico a Matteo. Secondo me tu stai parlando quando fai questi ragionamenti che sono fortemente provocatori, più di una funzione pungolatrice che a volte hanno gli attivisti sui beni comuni, no? Cioè proprio, e che non sono tutti uguali. Ecco, devo dirti la verità che io, per esempio, l'avrete capito, no? Sono proprio per l'amministrazione condivisa dei beni comuni e quando uno dice questo l'amministrazione ci deve essere. Quindi io sono un po' più per quella scuola lì. Dopodiché riconosco, anche come studiosa, il fatto che se molte cose si sono fatte nella storia è perché ci sono stati dei bravi pungolatori, quale tu mi sembri essere, ecco, quindi, che dicono, l'ha detto peraltro anche un premio Nobel per l'economia, ecco, quindi no, rispondendo a questo saggio che si chiama The Tragedy of Commons, che trovate online, la tragedia dei beni comuni, sosteneva che bisognava trovare un modo di gestione. Questo studioso americano mezzo secolo fa si domandava che facciamo, facciamo gestire al pubblico, era americano quindi no, diceva ma no, potremmo anche lasciare stare il pubblico, privatizzare tutto, però certo privatizzare i parchi è un po' strano, no? Allora potremmo fare il sorteggio all'ateniese per capire insomma un po' di ruotare queste forme di gestione. Quindi l'umanità direi che si interroga da, ecco, non è negli ultimi anni si pone le domande che tu ti stai ponendo, e poi alla fine, anche a seconda degli interlocutori che uno trova, allora trovi Donato Di Memmo, ti viene voglia di fare amministrazione condivisa, magari trovi degli altri interlocutori che magari tu hai incrociato sulla tua strada e ti viene voglia di dire, oh ragazzi, facciamo una bella azione pungolatrice e facciamo una roba appunto, no? In cui l'amministrazione, come tu dici, anche no, non ci deve essere, va bene. È così, diciamo, bisogna solo essere un po' consapevoli che lavoriamo su tanti fronti, ecco, mi viene da dire, e in una democrazia secondo me l'amministrazione ci deve essere, ma questa è una mia, come dire, è la mia visione del mondo, e riconosco tra l'altro il fatto che molto spesso bisogna dire grazie ai pungolatori, quindi con questo chiudo brevemente. E sulla tua domanda molto più diretta, specifica, ma insomma che cosa mettono queste amministrazioni? A livello economico, nel rapporto del 2017 ci eravamo fatti la stessa domanda ed eravamo usciti con un grafico che sorprende sempre tutti, perché le amministrazioni in termini economici mettono pochissimo, mettono proprio, mi viene da dire, massimo 3.000 euro a patto, quindi stiamo parlando di questo. Da correggere, no? Anche questa cosa qui, perché non vedo perché nei bilanci partecipativi siamo tutti sereni a mettere milioni di euro, e poi appunto arriva la pandemia, si bloccano eccetera, e invece i patti di collaborazione devono praticamente funzionare sempre a euro zero, quindi secondo me c'è un problema di risorse. A volte c'è un problema anche di, e i miei studenti questo quando gli faccio analizzare i patti sono severissimi, molto più severi di me, no? Un po' come hai detto tu, Matteo, cioè, molto spesso mi dicono sì, ma qui il comune mette troppo poco, no? Cioè qua il comune cosa fa? Fa solo la comunicazione. Attenzione però, perché lì se avete fatto, organizzato delle cose nella vita, sapete che poi la comunicazione è molto dura, anche per un'associazione, fare comunicazione sulle proprie attività. Avere una mano da parte della comunicazione istituzionale, a volte invece le persone coinvolte nel patto ti dicono per fortuna, no? Perché poi avessimo dovuto farci anche quel pezzo lì di comunicazione. E poi, come dicevo, cosa mettono? Vi ho fatto l'esempio prima, no? Del funzionario bravo che dice, ma guardate che c'è l'agenzia, no? Per l'edilizia sociale che ha a disposizione uno spazio. E questa roba, no? Chi è che la dicevo prima? Anche Maria Giovanna, no? Abbiamo chiesto al comune banalmente uno spazio. E allora a quel punto lì, se si riconosce l'interesse generale e il comune ti mette a disposizione uno spazio, come associazione ti favorisce, secondo me, secondo l'articolo 118, motivo per cui un sacco di amministratori pubblici ti dicono qua con i patti vengono tutti solo a chiederci degli spazi,
Sì, ma prova a fare, no, come diceva prima Angela, ma quella massa critica, base volontaria che sta tenendo sul paese, sì, ha bisogno di spazi. Quindi, ecco, così, diciamo, mi dispiace, è proprio in pochi minuti, quasi secondi. Però ci tenevo anch'io poi a sentire Cinzia e tutti gli altri. Dani, ti rubo proprio un secondo perché Matteo mi aveva telefonato, adesso ti riconosco, però non ci eravamo mai visti e mi aveva posto il tema della filatura, per cui ti consiglierei di completare il corso perché parte delle questioni che hai posto nel corso sono affrontate ovviamente non in termini miracolistici, ecco, quindi però diciamo che anche con questo percorso torneremo su quelle metodologie, perché poi alla fine il nostro è un corso solo parzialmente teorico, poi appunto come dice il sottotitolo, dalla strategia alla pratica, quindi dobbiamo prepararci a fare delle cose. Io finisco qui, lasciamo adesso che tutti si presentino, Daniela? Sì, io non so se Cinzia voleva solo presentarsi o forse fare una domanda, se ci sono domande so rispondere. Sì, sì. Ah, ok. Velocissima. Un attimo che il mio cellulare. Sono Cinzia Zugolaro, Sferalab, da tempo vi seguo, ecco, sia come Lapsus, ma anche cosa fa Roberto Tognetti con Riusiamo l'Italia. Sono stata molto attratta da quello che realizzate in concreto, e io come studio Sferalab, io sono laureata in biologia, non sono un architetto, ho fatto un master in ingegneria ambientale, mi occupo da più di 15 anni di progettazione partecipata, e questa cassetta degli attrezzi l'ho poi applicata anche nella progettazione europea. Sono coordinatrice di diversi progetti europei, progetti di cooperazione, Italia-Francia, Italia-Svizzera, sto seguendo anche un live nel sud Italia, dove ho sempre inserito l'aspetto del coinvolgimento della progettazione partecipata. Ma di dove sei? Di dove? Sono di Torino. Il mio studio, tra l'altro, è di fronte alla facoltà di architettura. Ho un progetto anche su Novara, ne avrei sentito parlare Roberto, perché Davide ha anche partecipato a qualche incontro, e diversità e arti performative, è un progetto Italia-Svizzera, dove si va a lavorare anche sui luoghi, in parte c'è il teatro Faraggiana, insomma c'è le arti performative e gli aspetti legati anche all'inclusione sociale. Ecco, vabbè, però per farla breve, perché sennò se devo raccontarvi si diventa lunga. Ecco, invece sulle aspettative, io sono rimasta attratta dal titolo. Intanto vi ringrazio per l'organizzazione di questo corso, perché secondo me c'è l'esigenza di capire di più, c'è l'esigenza anche di praticare di più. Quindi il titolo mi ha attratto moltissimo, dalla strategia alla gestione, perché io penso che l'iter anche, e l'aspetto amministrativo, quindi come diceva Daniela in apertura, forse anch'io, dopo un po' di tempo che uno si occupa di progettazione partecipata, ha anche bisogno di avere questo aspetto più giuridico, più amministrativo. Io poi, vabbè, è 20 anni che lavoro con i comuni, che secondo me sono poi la realtà territoriale dove meglio si pianifica e soprattutto si può gestire questo discorso anche dei beni comuni, anche dal punto di vista della rigenerazione, della riqualificazione. C'è bisogno di capire e di coinvolgere forse di più questo aspetto legato al diritto, no? È l'aspetto più giuridico. E quindi sono qui in parte per imparare, in parte per ascoltare, ma anche, perché no, provare a mettere in pratica. Mi è appena passato un progetto Italia-Svizzera proprio sulla rigenerazione
e tra l'altro proprio più dedicato alla governance, ecco, quindi a me interessa proprio anche capire meglio questi aspetti legati alla governance e capire come si può andare a coprire quel vuoto normativo proprio sulla gestione di questi luoghi. Basta, grazie. Sì, non mi sembrava che contenesse domande specifiche, giusto Cinzia? Dimmi se ho capito male. Comunque vedo che anche in ambito europeo, se ti capita, ecco, poi di capitalizzare questi contenuti anche nella scrittura di progetti, ecco, da un lato secondo me ti può capitare di avere dei valutatori che non li capiscono, infatti. Sinceramente, non so se sono supponente, però abbiamo provato a scrivere un grosso progetto con tantissimi partner molto d'avanguardia secondo me in Europa, ma ecco così, ce l'hanno bocciato e non sono certa che i valutatori siano anche loro, anche a livello di consapevolezza, siano i valutatori europei. L'aspetto della cassetta degli attrezzi di cui parlavo, l'aspetto partecipativo, il coinvolgimento, lo metto sempre però applicandola a dei tematismi molto molto concreti. Allora forse così... No, ma per carità, sulla progettazione in senso più classico direi che ormai, io ringrazio sempre, no, l'Europa che dalla fine degli anni 90 ha aiutato molto l'Italia a entrare nel mood, no, se non c'è partecipazione almeno un minimo, non c'è rigenerazione, quindi per carità, su questa nuova accezione di partecipazione legata intanto all'oggetto e beni comuni, che come abbiamo tentato di vedere durante questa mattina non è esattamente beni pubblici, e su questo secondo me non è che si possa dire che ormai è sdoganato, no, per niente. E sul tema amministrazione condivisa, figurati, cioè tu vai a dire a un francese amministrazione condivisa, puoi contribuire tutto, quello ti guarda come per dire no, ma guarda che qua c'è lo Stato, no, dicevamo lo Stato mamma, eccetera, quindi anche lì si fa proprio tanta fatica. Secondo me gli spagnoli in Europa invece sono molto disinvolti, cioè sono davvero... Qualcuno prima diceva, ecco, questo mi ero un po' dimenticata, Angelo forse, diceva insomma anche l'attitudine degli amministratori, che altro che darti il numero di telefono, eccetera, è verissima. Io vi racconto questo aneddoto brevemente. Una volta mi sono candidata per fare un processo partecipativo in un comune lombardo, e ho detto mi hanno scelta, nonostante fossi incintissima, mi hanno scelta. E poi una sera ho detto che c'era una delle solite, no, eventi serali partecipativi, ho detto alla funzionaria, posso offrirti una pizza prima del momento dei cittadini? E lei mi ha detto, no, non puoi, perché no, come dire, sarebbe corruzione, sarebbe collusione. E a me quella roba mi ha veramente traumatizzata, perché così l'ho anche trovata un pochino inumana, sinceramente, no? Allora quando sento queste esperienze spagnole in cui poi i commoners, i responsabili pubblici, che vorrebbe tanto Angelo che esistessero anche in Italia, si bevono serenamente delle birre parlando di progetti, si scambiano un numero di telefono e magari uno offre anche la birra all'altro senza che questo sia corruzione. Questa cosa qui potrà essere una nota di costume, ma mi fa molto riflettere. Penso che in Italia abbiamo una paura, soprattutto rispetto a tutti i paesi anglosassoni, abbiamo una paura di cadere nell'illecito, che è uno dei più forti, proprio una delle barriere forti che abbiamo a coprogettare, a fare le cose insieme. Questa sentenza della Corte Costituzionale spero che agisca anche sul piano proprio dei comportamenti, cioè di non avere paura di offrire una pizza a un funzionario con cui vuoi, come dire, entrare nel mood della progettazione, no? Della progettazione insieme, della gestione insieme, eccetera. Volevo solo segnalare che a Nova si beve tanto tra pubblico e privato.
Questi sono i segnali, questo negli indicatori di risultato sarà uno dei punti che ci faranno un rating pazzesco sulla qualità del progetto. Se sono io la valutatrice, perché se invece non lo sono, vabbè, io, Carlo, sinceramente vi cassano immediatamente. Dobbiamo farcene una ragione e quindi superare questa sindrome della paura che giustamente... Paura, ecco, i giuristi mi fa molto, così mi ha fatto piacere in questi anni capire che proprio fa parte, no? Uno, come dice Cinzia, ha bisogno anche un po' dell'ok degli esperti di diritto. Mi piace che fa parte proprio del lessico il termine informalità. Cioè, no, in giurisprudenza si usa, ok? È un principio di informalità. Quindi non è solo tarallucce e vino di chi giurista non è. Allora, abbiamo pochi minuti. Riusciamo a fare questo giro di saluti? Mattia, non so, guida, se vuoi guidare tu tra quelli che non sono mai intervenuti, li chiami a rapporto. Cioè, non so se passare proprio in rassegna in maniera coatta tutti. O... Ma tu provaci, dai, chiedere legge. No, se volete. Vai. Ciao a tutti. Scusate se ho tolto il video, immagino che non sia piacevole parlare una serie di fotografie. Ma essendo nelle aree interne dovevo scegliere o il video o l'audio. Io sono Chiara Pieraccini, vivo nelle Marche, in un paesino appunto delle aree interne dell'Ascolano. Lavoro. Quale? Il nome del paesino? Montalto delle Marche. Sono di Cesena, ho studiato a Bologna cooperazione allo sviluppo e da una decina d'anni mi sono trasferita nelle Marche e l'anno scorso nelle aree interne. Vado sempre più su, fra un po' tutta la comunità montana e non torno più indietro. E faccio la progettista sociale per una cooperativa e con un'altra collaboro negli aspetti amministrativi e rendicontativi di diversi progetti. Sono interessata moltissimo a questo aspetto dei beni comuni, della gestione condivisa, della coprogettazione. Funziona per alcuni aspetti, per alcuni è molto difficile, qui è quasi arabo, però si muovono i primi passi. La cooperativa per cui lavoro fa anche progetti di riqualificazione, soprattutto qui a Fermo sta curando la riqualificazione di una scuola media terremotata con il comune che gestisce tutto l'aspetto hardware, come l'avete chiamato voi, perché sarebbe veramente impossibile forse accollarsi l'onere di risistemare un edificio storico terremotato che poi diventa comunque un bene comune. Quindi c'è questa bella collaborazione, loro si occupano degli aspetti software e niente, facciamo progettazione su alcuni temi vari e ci stiamo concentrando molto negli ultimi anni sulle aree interne, perché c'è una ricchezza incredibile, c'è un vuoto incredibile, e quindi c'è tanto spazio per fare delle cose. Vivendo io nelle aree interne con due bimbi, una cosa che mi chiedo spesso quando penso a delle iniziative di gestione condivisa dei beni comuni è la densità della popolazione, nel senso che io mi immagino sempre che un'iniziativa venga meglio se c'è un gruppo di cittadini prossimi che gestiscono la loro parte, no? Ma qui, come sapete, come vi potete ben immaginare, in tutte le aree interne c'è uno spopolamento pazzesco e quindi è anche difficile. Sì. Scusa Chiara, per caso è Palazzo Betti a Fermo? Sì, bravo. Io non me ne occupo direttamente, è solo un anno che lavoro per questa cooperativa, però l'ufficio per cui... No,
sono partner di un nostro progetto che seguiamo come Riusiamo l'Italia, i soggetti che sono a Fermo, a Palazzo Betti. Sì, Agenzia RES si chiama, infatti. Mi ricordo il nome, ma sono nostri partner. Forse t'ho perso, non so se sono io che non sento Roberto oppure tutti. No, si è frizzato. Ah, si è fermato lui, ok. A volte ho il dubbio. Niente, ecco, quindi sarebbe interessante per me anche declinarla un po' nelle aree interne, questa cintura di comuni montani e premontani che sono dispersi, però sono tanto, secondo me, bisognosi di una partecipazione. Basta, mi taccio, sì, grazie. Io, Chiara, grazie per il tuo intervento. Ti ho messo due link, uno un articolo, se vogliamo, un po' datato, di 4 anni fa, ma di uno studioso che secondo me dà una bellissima cornice di senso alle azioni. Invece il secondo a Ussita, quindi vicino a te, di nuovo un comune, insomma, che adottato il regolamento, terzo comune marchigiano, diciamo, ad adottare il regolamento, e questa associazione Casa, Cosa Accade Se Abitiamo, che si sta mettendo al lavoro con l'Absus, con Pasquale Bonassora, e anche ActionAid, di nuovo, proprio su patti che possano servire. Il sito di l'Absus. Ok, visto che vedo che è praticamente l'una, io mi avvierei alla conclusione. Prima di dare la parola a Roberto per chiudere, vi ricordo solo che vi ho messo in chat, appena prima dei due link di Daniela, il link alla chat di Telegram e il link alla cartella Drive, in cui man mano condivideremo tutto il materiale. Vi ricordo anche che progressivamente le lezioni, con calma, riviste, sistemate a corso inoltrato, verranno poi caricate su YouTube per essere riviste, o nel caso qualcuno di voi dovesse perdersi un pezzo a un certo punto. E niente, quindi vi invito a entrare in chat di Telegram o comunque a sorvegliare la cartella materiale dove raccoglieremo tutto. E su questo do la parola a Roberto per chiudere questo primo momento. Sì, io chiudo dicendo questo, che oggi, avendo ospite Daniela, era interesse di tutti esprimere i suoi contributi. La ringrazio per tutte le suggestioni e le risposte che ha dato. Ovviamente abbiamo trascurato un inquadramento del corso, un'introduzione, diciamo, programmatica, metodologica, ma ci rifaremo dalla prossima volta, quindi per i casi anche un po' fortuiti, insomma, è toccato a lei, data la preziosità della sua presenza. E per cui perdonateci se manca un inquadramento. Generale, ma lo recuperiamo, così veramente tante sollecitazioni. E che comunque ci rivedremo. Vengono in mente specifiche per lei, annotatevele, che quando faremo il workshop a dicembre avremo nuovamente l'occasione di riconfrontarci. E con questo, buon pranzo, buona settimana, a lunedì prossimo. Arrivederci a tutti, buon pranzo, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie Daniela. Ciao, ciao. Ciao, grazie a voi, bellissimo. Bella ciao. Atmosfera. Ciao. Grazie.